Buonasera a tutti, se vi accomodate, fate un po' di silenzio, noi possiamo iniziare questa nostra iniziativa. Intanto saluto tutti voi, intanto, e vi ringrazio per essere presenti a questa che per noi, la CGIL di Catanzaro, oggi è un'iniziativa di grande qualità e di grande importanza, di uno spessore culturale che mancava nell'agenda politica, diciamo, del nostro sindacato a Catanzaro e che ci abbiamo tenuto ad organizzare con grande senso di responsabilità, con grande anche impulso ideale. Guardate, io farò solo un breve intervento di saluto, poi lascerò la parola a Bruno Tallarico, che è il segretario organizzativo della CGIL di Catanzaro. Quando insieme a Marco Marchese, che molti di voi conoscono, che oltre a essere, diciamo, rappresentante dell'Associazione Radicale Certi Diritti, ci onora, diciamo, delle sue frequentazioni e della presenza, essendo un dirigente della FISAC di Catanzaro, abbiamo pensato all'iniziativa, siamo partiti da quel fatto, diciamo, abbastanza pesante culturalmente ci ha un po' sconvolto, cioè il fatto che un ragazzo di 15 anni di Roma, la notizia è balzata naturalmente alle cronache nazionali, si suicida perché viene accusato dai compagni, viene denigrato per una presunta, diciamo, diversità. Ora, noi quando ci siamo interrogati su come calare l'iniziativa, come organizzarla, partendo appunto da questo fatto, non siamo andati a guardare se quello che c'era sui giornali, quello che la famiglia affermava, fosse vero, ma siamo partiti appunto dal concetto di diversità. E che viviamo in una società in cui spesso la diversità viene vissuta come un disvalore, mentre la CGIL di Catanzaro, la CGIL in generale, è convinta che la diversità sia un valore. E questo si ripercuote non solo, diciamo, nei temi che stasera affronteremo, cioè quelli che riguardano la diversità nello specifico delle comunità lei e delle comunità gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, che è il tema, diciamo, del convegno e dell'inizio di stasera, ma si ripercuote nei vari aspetti della società e del mondo del lavoro. Spesso discutiamo di diversità quando parliamo sia di contratti sia di salari per le donne, per esempio, che vengono vissute, appunto, la quale diversità viene vissuta come una debolezza dalla società. O in altri ambiti della società, per esempio il colore della pelle, no? La razza, la diversità di razza viene vissuta come appunto un disvalore, per questo diciamo, c'è una parte della società, purtroppo in questi anni anche diventata forte, che pensa che quelle diversità vadano combattute, vadano isolate, vadano messe da parte, perché sono un problema, perché rischiano di contaminare gli altri in senso negativo. Ecco da dove siamo partiti ed ecco perché invece noi abbiamo voluto dare questa forte spinta ideale all'iniziativa di questa sera. Noi pensiamo appunto che la diversità sia un valore, che quella diversità vada curata, vada accudita, che può diventare per gli altri una cosa importante. Ed è per questo che partiamo stasera, lo facciamo in una sede istituzionale, questa è una cosa importante anche da questo punto di vista per noi. Partire dalla sede della giunta della provincia, partire da questa sede significa dare un messaggio che le istituzioni devono farsi carico di quello che è in realtà il dettato costituzionale. L'articolo 3 della Costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Spesso in questo paese questa cosa non si realizza, spesso, diciamo, non si realizza quando chi è più forte e quando la politica diventa più forte, perché usa quel principio a proprio scopo, e molto spesso non si realizza quando appunto discutiamo di questi temi. Partire, dicevo, da una sede istituzionale per poi avviare un processo istituzionale con i comuni. Noi abbiamo mandato sia l'invito agli 80 sindaci della provincia di Catanzaro a partecipare all'iniziativa di stasera, ma sia l'invito ad approvare delle delibere che noi gli abbiamo posto e gli abbiamo proposto, in cui il tema appunto della difesa dei diritti della comunità LGBT viene, diciamo, valorizzato e viene acquisito nelle comunità dai nostri comuni.
Per conto nostro faremo altre cose, ma poi non rubo, diciamo, la scena a Bruno da questo punto di vista, che essendo, dicevo, il segretario organizzativo, può descrivere quello che l'impegno della CGIL di Catanzaro metterà, che la CGIL di Catanzaro metterà in questo senso. Non la voglio ulteriormente fare lunga, vi saluto, intanto vi presento gli ospiti che non ho citato. Bruno Tarrico è appunto all'estrema sinistra, non per collocazione politica, anzi, vicino a me la professoressa Rosanna Pilotti, che è dirigente scolastico presso l'Istituto Comprensivo Nicotera di Lamezia Terme. L'aver voluto, insomma, la scuola, il mondo della scuola ha un significato particolare, perché noi pensiamo che anche lì è un pezzo di ragionamento che dovremmo fare d'ora in avanti, anche con le scuole. Marco Marchese, che ho citato prima, è presidente dell'associazione, rappresentante dell'associazione Radicale Certi Diritti, oltre che, come dicevo prima, dirigente della FISEC provinciale di Catanzaro. E con enorme piacere, diciamo, abbiamo con noi Carlo Cremona, che è responsabile sportello ICAN LGBT della CGIL di Napoli e Avellino, che è qui per darci, diciamo, qualche dritta e qualche esempio di delle cose, insomma, positive che la CGIL in quel frangente, diciamo, in quel territorio ha realizzato. Il segretario generale della CGIL, Michele Gravano, ci sta raggiungendo, perché era stato bloccato a Crotone. È un brutto periodo, insomma, è un periodo in cui dobbiamo, insomma, far scendere un po' dai tetti le persone che stanno male, che no, esprimono dei disagi. È un modo per dire che siamo vicini anche noi, diciamo, ai reclami dell'ospedale di Crotone, che in queste ore stanno protestando, stando sul tetto dell'ospedale per rivendicare la propria condizione di vita e di lavoro, per rivendicare il diritto a mantenere il posto di lavoro. Quindi Michele ci raggiungerà presto. Ci sono i rappresentanti delle associazioni che man mano che interverranno chiamerò alla presidenza. Il presidente della provincia, di Andaferro, ha lasciato, diciamo, una nota, perché si scusa per non essere qui presente, è idealmente presente con noi, perché contemporaneamente c'è l'inaugurazione, ci sono i festeggiamenti per i 150 anni della fondazione del Tribunale della Lamezia Terme, per cui, insomma, gli impegni istituzionali non è riuscita a calarli, noi alla fine, insomma, la data gliel'abbiamo quasi forzata noi rispetto all'iniziativa, per cui non aveva modo. Poi leggerò quello che ha lasciato. Devo, diciamo, nelle note di merito salutare il sindaco di Decollatura, Anna Maria Cardamone, che è qui con noi e ci onora della sua presenza. Bruno Tarrico. No, io velocissimamente una introduzione, giusto per dare anche un'idea di quella che come CGIL ci apprestiamo a fare, la volontà di voler affrontare in maniera fattiva l'argomento. Io parto anche da una piccola considerazione. Quando con Carlo ci siamo visti oggi pomeriggio, la prima cosa che mi ha domandato è ma com'è Catanzaro? E io ho risposto: è una città triste, bizzocca e bigotta. È difficile ragionare di questi argomenti in questa città, ma credo anche la difficoltà che noi raccogliamo anche nella nostra provincia. Vedete, io non voglio dare anche un tono di polemica, noi abbiamo insistito anche, ma è semplicemente per dare un'idea discorsiva, di ragionamento sull'argomento. Anche la presenza dei sindaci è molto risicata stasera, al di là degli impegni istituzionali che ogni primo cittadino può avere, è il segno che su questo argomento non c'è la dovuta attenzione, non si mostra la dovuta sensibilità. E credo anche che l'impegno che noi vorremmo mettere in campo, al di là del fatto che noi abbiamo sensibilizzato i comuni, le amministrazioni comunali, inviando non solo una lettera ma anche una proposta di delibera, ispirandoci a quelle che sono le varie delibere che girano che ci sono disponibili per salvaguardare e tutelare i diritti della comunità LGBT, dimostra che in questa città, ma soprattutto in questa provincia, c'è molto da fare. Io non conosco la realtà delle altre province, delle altre città capoluogo di provincia della nostra regione, non sono a conoscenza della loro esperienza, ma posso parlare per la mia, nella città nella quale quotidianamente vivo e mi trovo a dovermi confrontare. Questo non è un argomento che si affronta molto facilmente. C'è una
sorta di tregua sociale, nella misura in cui il non detto, purché non si dica, o comunque tutto va, scivola nella misura in cui non si dà a vedere, o comunque non si pretende non si evidenzia. Allora quindi c'è questa sorta di compromesso che si è trovato. Io credo che da questo punto di vista questo compromesso non può andare assolutamente non può trovare più assolutamente spazio. E credo che come CGL ci impegniamo, ma non è solamente la CGL di Catanzaro, altre esperienze esistono in altre CGL, poi eventualmente Carlo ci dirà nello specifico quella che è l'esperienza di Napoli e Avellino. È ovviamente un intendimento che noi abbiamo come CGL a livello nazionale, lo diceva prima Giuseppe, anche l'aver partecipato ai vari Euro Pride, quello che si è tenuto l'anno scorso a giugno a Roma, dove ha visto la presenza autorevole non solo di Susanna Camusso, ma anche di Nicola Nicolosi, di Vera Lamonica, che è nostra conterranea. Quindi voglio dire, la presenza autorevole di tutta la segreteria all'interno di questa manifestazione dà il segno di una vicinanza da parte del nostro sindacato e della CGL in particolare al tema e a quello che bisognerebbe fare. Credo che siamo stati antesignani rispetto a tanti altri movimenti sindacali, rispetto anche alla creazione dell'Ufficio dei Nuovi Diritti, che credo affronti in maniera, come dire, corretta e puntuale quelle che sono le tematiche sia dal punto di vista del rispetto dei diritti e l'apprestarsi anche ad combattere qualsiasi forma di discriminazione. Guardate, in un periodo come questo probabilmente qualcuno ci potrebbe dire che potevamo come sindacato occuparci d'altro, perché probabilmente la crisi economica dovrebbe invogliare il sindacato ad occuparsi di quelli che sono i problemi dei lavoratori, e non v'è dubbio che noi lo facciamo, e penso che lo facciamo in maniera autorevole e sicuramente lo facciamo con grande dignità. Ed è sotto gli occhi di tutti che siamo il sindacato maggiormente rappresentativo, e probabilmente l'aver raggiunto l'aver quasi 6 milioni di iscritti significherà qualcosa. Non penso che la iscrizione alla CGL sia tanto per farla, ma credo che sia anche un momento di condivisione di valori e di principi che ci impone, da un punto di vista morale, di occuparci anche di questi problemi. Perché guardate, le tutele non sono solamente quelle salariali, sono importanti e sono determinanti, le tutele sono anche quelle dal punto di vista dell'affermazione dei diritti. Ed affermare anche quando si va, questo impegno va profuso anche nelle varie contrattazioni integrative. Visto che l'orientamento del governo, o l'orientamento che peraltro sul quale noi per alcuni aspetti non è che ci troviamo tanto d'accordo, la possibilità di sostituire la contrattazione nazionale con la contrattazione integrativa, però se da questo punto di vista noi riusciamo ad avviare un percorso virtuoso anche nelle varie contrattazioni integrative di azienda, di settore o nelle varie amministrazioni pubbliche, dove si riesce ad affermare qualsiasi forma e qualsiasi iniziativa che possa essere contro ogni forma di discriminazione, questo naturalmente ci deve vedere in campo, ci deve vedere impegnati come CGL. Io aggiungo solamente un'altra piccola considerazione. Noi siamo partiti, o meglio, quando Giuseppe mi ha chiesto, lui ha parlato dell'episodio scatenante, l'ultimo in ordine cronologico, il più devastante dal punto di vista della coscienza umana, perché credo che non si può assolutamente tollerare che un ragazzino di 15 anni, poi io non, su questo sono molto rispettoso perché probabilmente la famiglia non è d'accordo con noi, e poi siamo particolarmente sensibili a questo tema, visto che non so neanche se lo posso dire, ma noi abbiamo come CGL vissuto anche un particolare evento sul quale ci ha lasciato profondamente segnati. E quindi non lo accenno brevemente, però è un argomento sul quale noi non possiamo assolutamente tacere. E quando Giuseppe mi ha chiamato, era un sabato, dopo le 10, quindi normalmente uno è tranquillo, pacato, e ho da subito colto l'invito da parte di Giuseppe all'argomento, e immediatamente mi sono posto subito, come dire, a vedere che cosa si poteva fare. Questo poi, ovvio, come CGL abbiamo ampliato l'argomento, perché io mi ero soffermato ero partito da un presupposto: l'Italia per la terza volta boccia la modifica dell'articolo 61 del codice penale.
in maniera particolare il numero 12, quello che dovrebbe essere il numero 12 con l'inserimento dell'aggravante per i delitti e i reati commessi con l'aggravante della discriminazione per orientamento sessuale. Credo che questo sia un elemento che non può lasciarci indifferenti. Credo che il codice penale debba recepire questo tipo di discriminazione e debba semplicemente tutelare, perché perché questi sono motivi aggravanti, soprattutto per il fatto che vengono fatti con una particolare veemenza, soprattutto con una particolare intenzione quasi dolosa nel commettere questo tipo di delitto. E io credo che nel momento in cui questo reato viene commesso deve essere punito con la dovuta fermezza da parte dello Stato. Credo da questo punto di vista che sia importante, e noi eravamo partiti da questo ragionamento, e poi parlandone anche con Michele, il segretario regionale della CGIL Calabria, lo abbiamo voluto anche ampliare. Nella discussione che abbiamo avviato è stato detto: ma perché arrivato a un certo punto non proviamo, che è stata l'idea, quella di creare lo sportello del LGBT anche nella nostra Camera del Lavoro? Abbiamo avuto qualche momento di perplessità per dire: ma è una cosa forse un po' forte, non riusciamo probabilmente a calarla in una città e una realtà come la nostra, ma da questo punto di vista, come Camera del Lavoro e come CGIL di Catanzaro, siamo molto avvezzi alle sfide, e da questo punto di vista abbiamo colto da subito l'invito di Michele a questo tipo di proposta, e siamo rimasti lusingati per esempio per il fatto che nasce a Catanzaro. Ora io vi ripeto, delle altre realtà conosco, per esempio ignoravo fino all'altro giorno l'esistenza dell'Arcigay Catanzaro Lamezia, sapevo dell'esistenza di una realtà a Reggio Calabria, di una realtà a Cosenza, ma ne ignoravo l'esistenza a Catanzaro. Ecco, da questo punto di vista anche il mondo dell'associazionismo può dare una mano, e da questo punto di vista come CGIL ci offriamo a dare la nostra disponibilità a creare momenti di dialogo, di confronto e di dibattito. Ed anche quando stasera, se anche questa sala fosse stata, vuota, io credo, ed è stato il commento che ho fatto a Giuseppe non appena arrivato, eravamo ancora pochi, non c'eravate tutti voi, non ci siamo, preoccupati, perché già il fatto che noi stasera ne discutiamo e avviamo un percorso di discussione in una città come Catanzaro, e credetemi che Catanzaro è dura da questo punto di vista, l'aver affrontato questo argomento non è cosa di poco conto. Anche confrontandomi con le stesse testate giornalistiche che ci hanno fatto i complimenti per aver avviato questo tipo di discussione, perché io credo che un dibattito del genere, una tavola rotonda a Catanzaro, non si sia mai celebrata se non qualche anno fa, dove era presente appunto la Presidente Ferro, ma si perde nella notte dei tempi, per cui un ragionamento in tal senso non si è mai affrontato. E credo che spezzare questo muro di indifferenza in questa città, che è molto strana, io l'ho sempre definita strana, è una città particolare, fatta di 5 quartieri, con una coesione sociale che è a dir poco pari allo zero, ogni quartiere per i fatti suoi, e sulla quale naturalmente vige una certa regola del non dire, del non detto, come dicevo prima. Noi come CGIL ci vogliamo impegnare, siamo attenti a questo tipo di discussione, le porte della CGIL sono completamente aperte da questo punto di vista. Ci teniamo in maniera particolare perché è un argomento sul quale noi vogliamo dire la nostra e non vogliamo assolutamente tirarci indietro rispetto a quello che è il nostro compito e il nostro dovere, perché la tutela dei lavoratori o anche dei cittadini passa anche attraverso queste cose. Avremmo voluto, e da qui anche la presenza della professoressa Bilotti, ed è questo il nostro intendimento, perché noi vorremmo lanciare da un lato l'apertura dello sportello, dall'altro una grande petizione popolare, se ci riusciamo, poi se vediamo se riusciamo a estenderla anche alle altre sedi della CGIL, non solo della Regione Calabria, ma spero anche su tutto il territorio nazionale. Una petizione popolare da presentare ai due presidenti dei rami del Parlamento, di Camera e Senato, non appena eletti, perché visto che ormai andiamo verso nuove elezioni, quindi aspettiamo l'inizio della nuova legislatura. Il nostro intendimento è quello di riproporre, anche da un punto di vista di segnale politico, quella che è la modifica dell'articolo 61 del codice penale.
con quella che era il disegno di legge proposto e bocciato per la terza volta dal Parlamento italiano. Lo riproponiamo, ma questa volta lo vorremmo supportare con una grande raccolta di firme, perché davanti ad un disegno di legge accompagnato spero dal più ampio numero possibile di firme, non credo che questo Parlamento possa rimanere indifferente. Così come vediamo poi insieme come si può costruire, mi sento di proporre anche una petizione al Consiglio regionale, una proposta di legge al Consiglio regionale accompagnata da un bel numero di firme. Guardate, per una petizione al Consiglio regionale bastano 5.000 rispetto alle 50.000 previste per un conto, ma sarebbe una bella cosa se al Consiglio regionale si presentasse una legge di contro ogni forma di discriminazione, e credo che di esempi di norme da questo punto di vista ne troveremo quanti ne vogliamo. Accompagnare questo e invogliare il Consiglio regionale della Calabria ad impegnarsi da questo punto di vista credo che sia una cosa di non di poco conto. L'ultimo punto, e la chiudo qui perché non voglio togliere spazio agli altri interventi, che noi vorremmo fare è avviare un'interlocuzione con il mondo della scuola e con il mondo della Chiesa, se ci riusciamo, fermo restando che io credo che nell'ambito della Chiesa ognuno abbia le proprie regole e credo che il dialogo non sarà facile. Però io penso che da un punto di vista di rispetto della carità umana, come spesso e volentieri alla quale spesso e volentieri la Chiesa si richiama, io credo che quantomeno un dibattito, un dialogo, un confronto si possa iniziare. Poi noi ci proviamo, bussiamo alla porta, se ci rispondono bene, se no pazienza. Però io credo che un altro settore nel quale assolutamente noi vogliamo dire la nostra e vogliamo coinvolgerlo in maniera attiva è il mondo della scuola. Noi avremmo voluto interloquire con i massimi vertici dell'ufficio scolastico regionale e ci rendiamo conto che questo argomento forse non è un argomento facile, sul quale la scuola oggi su questo argomento non si presta in maniera molto fattiva e collaborativa, ma credo che come il nostro obiettivo è quello di ogni forma di intolleranza, ogni forma di discriminazione. Noi vorremmo riuscire ad entrare anche nel mondo della scuola perché credo che la scuola ha come il sindacato rispetto a questi problemi, a queste discussioni, a queste tematiche, non può assolutamente rimanere indifferente. Parliamo dei giovani uomini e delle giovani donne che vengono formate nel momento particolare della loro esistenza, nel momento particolare della loro vita, e credo che anche da questo punto di vista la scuola non può assolutamente rimanere indifferente ad un problema, ad un tema che è di grande attualità e sul quale l'indifferenza pesa in maniera, in maniera pericolosa. Quando si accetta, io vorrei ripercorrere anche un po', per esempio, forse il paragone non me lo passerete. Quando iniziano i problemi per Falcone nella sua lotta alla mafia? Quando viene isolato? Quando anche le istituzioni praticamente ne fanno, lo lasciano da solo? E io credo che da questo punto di vista, se non facciamo breccia nelle istituzioni, noi non risolveremo mai questo problema e non lo affronteremo con la dovuta sensibilità e con la dovuta forza per risolvere e per affrontare correttamente l'argomento. Grazie. Grazie a Bruno per l'introduzione che ci dà ha messo un po' di carne al fuoco, per la nostra discussione. Io prima di dare la parola alla professoressa Rosanna Bilocchi leggo per sintesi quello che era, per correttezza anche istituzionale, la lettera che ci ha consegnato il presidente della provincia di Catanzaro, il presidente Mandaverri. Sono profondamente rammaricata per non aver potuto prendere parte a questo importante incontro e ringrazio preliminarmente la CGL per l'invito, che purtroppo coincide nei tempi con un impegno assunto in precedenza, come comunicato per tempo, cioè la mia presenza alla cerimonia per i 150 anni di Lamezia.
un sacco qualcosa, sono perfettamente d'accordo che su questioni di tale natura occorre una partecipazione diretta delle amministrazioni pubbliche, di ogni forma di governo e in generale di tutta la classe politica, perché tutta la classe politica deve dimostrare sempre una maggiore attenzione pur nella difesa dell'identità e delle posizioni che anche prevedibili possono essere differenti all'interno di un dibattito. Il vostro incontro ha il titolo Contro ogni discriminazione, quindi a prescindere dai differenti punti di vista è assolutamente condivisibile, perché tutti dobbiamo credere in un futuro dominato dalla cultura del rispetto che dovrà appartenere a tutti, offrendo la necessaria attenzione alle battaglie sui diritti civili che ad ogni modo non vanno mai intese come battaglie contro i valori della nostra società. Il diritto alla vita è sacrosanto, così come è necessario il rispetto per la diversità intesa come ricchezza. Anche nella contrapposizione tra le tesi più opposte una ragione non sconfigge mai l'altra. Una società più giusta può crescere nella sopravvivenza dei valori nella scia di una modernità che viaggia a ritmo vertiginoso. Deve sempre e comunque appartenere a tutti la condanna di ogni forma di violenza e di sopruso, così come il disprezzo per tutte le menti malvagie che non mettono al punto più alto nella scala dei valori il rispetto dell'uomo. Si può e si deve vivere una società più giusta, non si può e non si deve combattere il disordine con il caos. In quest'ottica anche le pubbliche amministrazioni di ogni livello dovranno recitare la loro parte, anche avere un ruolo di garanti delle regole, anche avere l'indispensabile dovere che nessuno abbia mai più a soffrire per il fatto di essere diverso. Fin dalle sue origini la Terra ha vissuto epoche controverse, ha visto una lenta evoluzione dei costumi che ne hanno stravolto la stessa natura, perché non sognare una società al tempo stesso legata alle sue regole tradizionali ma sempre più aperte e con lo sguardo rivolto verso il futuro? Sono naturalmente disponibile a partecipare ad un futuro incontro che riterete di organizzare per discutere su questi temi. Grazie, Wanda Ferro. E noi la ringraziamo per i contenuti e per quello che ci ha comunicato. La professoressa Rosanna Bilotti, che sul tema diciamo, della scuola può dire. Buonasera a tutti. Io mi riallaccio subito a quello che diceva Paralico. In quanto mi interesso, in quanto dirigente scolastico, vivo la scuola giornalmente, quindi dovrei conoscere, dico dovrei perché alcuni problemi poi gioco forza mi sfuggono pur vivendo quotidianamente nella scuola, e dovrei conoscere bene il mondo dei ragazzi. Secondo una recente indagine condotta da Demoscopea sull'omofobia a scuola, questa indagine conferma che il problema è molto reale. Su 2000 intervistati, uno su due racconta di aver subito discriminazione a causa della propria omosessualità o bisessualità. Si tratta soprattutto di offese verbali, il 77%, ma non mancano gli atti di bullismo e minacce, circa il 25%, e mancati riconoscimenti, il 17%. Il 9% dei ragazzi riporta di aver subito aggressioni fisiche e a compierle sono, al 90%, sono gli stessi compagni di scuola, anche se il 15% dei ragazzi punta il dito contro i docenti. Docenti che sono indifferenti o fanno finta di non rilevare il problema. E sono gli stessi che non prendono posizione anche se sono a conoscenza di situazioni drammatiche, così come pare lo fossero i docenti del ragazzo che si è tolto la vita pochi giorni fa. Rispetto alle risposte date si osserva una certa omogeneità che prescinde dalle aree geografiche di provenienza degli intervistati. Insomma, non importa dove si nasce, comunque il suo orientamento sessuale diventa una discriminante. E credo che di fronte a episodi come quello che si è consumato pochi giorni or sono, il suicidio del quindicenne, oltre alla famiglia e alla scuola, che ha il dovere etico di non abbandonare a se stessi il ragazzo oggetto di schermo. Quindi avremmo bisogno di programmi antibullismo, dovrebbero essere obbligatori sia alle medie che alle superiori, così come l'educazione sessuale. Bisogna far comprendere che tutto ciò che riguarda l'identità del singolo non sono e non devono essere oggetto di critica, di valutazione e rilievo. Interessante a tal proposito sono gli strumenti informativi che il Ministero ha preso
in considerazione da poco, ha messo a disposizione per i ragazzi, docenti e famiglie, ad esempio un sito www.montelbullo.it o attraverso un numero verde al quale ci si può rivolgere per avere informazioni utili circa lo svolgimento dei compiti educativi e una prima assistenza in caso di segnalazione di episodi di discriminazione. Queste sono delle prime iniziative, possono sembrare dei palliativi, perché il problema di fondo, a mio modo di vedere, è quello di dare innanzitutto formazione agli insegnanti, formazione che non abbiamo, mi includo anch'io nel sistema, che non abbiamo per una sorta di ritrosia culturale. Personalmente mi ritrovo qui sia come iscritta alla CGIL, non solo, ma soprattutto come persona. Quello che mi dà enormemente fastidio quando ci si trova ad affrontare questi temi è che si parla sempre di tolleranza. Ora, se c'è un termine che io non tollero è il termine tolleranza, perché già il lemma, la parola stessa, significa che devi sopportare un qualcosa che ti dà fastidio, e già che credo enormemente nel valore della persona, qualunque sia la sua espressione, non solo perché lo dice la Costituzione, non solo perché ci si rifà anche la Costituzione europea, ma lo credo anche profondamente come persona cristiana. Credo che il lemma che si debba usare è rispettare la persona. E il ministro Profumo lo scorso anno, sempre legandolo al discorso scuola, ha indetto per il 17 maggio la giornata contro ogni tipo di violenza, anche legata all'omofobia. Però anche su queste giornate io dissento, perché allora ci dovrebbe essere una giornata per difendere il cristiano, il musulmano? No, secondo me queste manifestazioni hanno valore fin tanto che tanto siano racchiuse, che non siano fine a se stesse. Si fanno quando si perde il concetto di persona. Io penso che la cosa fondamentale in ambito scolastico è di dar voce ai ragazzi, di ascoltarli. Ripeto, spesso i dirigenti, i professori, non siamo avvezzi all'uso, all'ascolto, perché siamo così presi dai programmi, dal portare avanti comunque sul cosiddetto successo formativo, per cui magari avremmo dei ragazzi formati, però non formati come persone nella loro interezza, nella loro totalità. Il mio auspicio è che se ne possa sempre più parlare, organizzare convegni, ma sempre cercando di parlare con i ragazzi e aprire loro gli occhi al mondo, facendo capire che ci sono tante diversità e che ognuna di queste diversità è una ricchezza, come diceva Valentino poc'anzi. Il mio intervento è questo, anche perché vivendo quotidianamente nella scuola, io spesso dico che più che fare il dirigente sono un assistente sociale, perché personalmente comunico tantissimo con i ragazzi. Quando i professori mi chiamano per cercare di dirimere qualche disappunto, che poi sono sempre gli stessi, veramente come dicevi prima tu, sono problemi che ritornano, legati più che altro all'età adolescenziale, perché i ragazzini in questa fase hanno il bisogno di riconoscersi in qualcuno, di ritrovare un modello, e anche gli atteggiamenti che hanno rispecchiano da una parte il vissuto familiare e dall'altra parte il costume sociale, quindi il definire
e ti comporti come una femminuccia e tu questo, scatena. Anche il modo di vestire, mi rifaccio al ragazzino, leggevo su un giornale, il ragazzino che si è suicidato, veniva additato per il solo fatto di portare i pantaloni color rosa. Queste sono delle discriminazioni che vanno al di là della persona, cioè sono veramente cose che all'adulto sfuggono, però in un ragazzino in fase di crescita sono determinanti e possono veramente scatenare, ho detto una banalità, cioè nei pantaloni, ma può essere la qualunque. Il gruppo tende ad emarginare, se non fai parte di quel gruppo viene respinto. E non deve essere necessariamente il fatto che tu sia o meno appartenente, hai o meno un indirizzo sessuale tuo definito, può essere per qualsiasi cosa. Quindi mi auspico veramente che le cose possano cambiare, ma devono cambiare dalla base, dai docenti. Grazie. La professoressa Rosanna Bidotti per il suo intervento, che è stato davvero utile, perché ci ha dato uno spaccato molto interessante per il nostro dibattito. Io passerei, diciamo, inizierei a passare un po' la parola alle associazioni che un po' da tutta la Calabria hanno aderito alla nostra iniziativa. Partiamo dal profondo sud, da Reggio Calabria, Michela Calabrò del Circolo di Due Mari della Cilevica. Grazie. Allora sono vecchia, si stanca. No, non vecchia, è stato il viaggio traumatico. Abbiamo beccato dei camion nel tragitto e ci siamo un po' stancati. Vabbè, sono Michela, sono del comitato di Reggio Calabria. Fino all'anno scorso, diciamo, ho ottenuto la carica di responsabile del gruppo giovani. Quest'anno ho preso una carica un po' più noiosa, quella del fare la tesoriera dell'associazione. Mi ero preparato un piccolo discorso, però lo stravolgo tutto perché avete toccato dei punti che a Reggio Calabria in un certo senso, in maniera positiva e in maniera negativa, li abbiamo affrontati, quindi vorrei parlarvi della nostra esperienza. Insomma, per aprire questo dibattito, visto che proprio il titolo del convegno è contro qualsiasi discriminazione. Ecco, parto intanto da quello che diceva la professoressa. In Italia la discriminazione, cioè l'omofobia, è un po' anche il termine omofobia è molto restrittivo, perché la discriminazione nei confronti degli omosessuali è una linea sottilissima. Spesso si sente parlare, effettivamente sì, voi siete persone tra virgolette contro natura, a parte che ancora mi devono spiegare cosa intendono per natura, quindi a parte questo, ma io questa cosa non me la bevo. Per me è stata sempre e continuerà ad essere solamente una giustificazione, perché in Italia, l'Italia in particolar modo, così come altri paesi del mondo, ma sul panorama europeo, è il paese con il tasso più alto di omofobia, sia a livello psicologico, sia di violenza psicologica, sia a livello di violenza fisica. E questo perché l'Italia è un paese culturalmente patriarcale e maschilista. La discriminazione nei confronti degli omosessuali parte da questo, che non mi vengano a dire o a dare altre giustificazioni. Grazie a questa, diciamo, cultura patriarcale, la donna è stata sempre discriminata perché essere inferiore, quindi per giunta sei lesbica, quindi doppia discriminazione. L'uomo discriminato perché come Dio ti ha dato il seme, il dono di dare la vita, e tu che fai, lo sprechi? Questa è, per me la discriminazione nasce da questo, da questa cultura, ecco, radicata in noi. Allora a Reggio ci siamo posti, il comitato è nato da 3 anni, e ci siamo posti un interrogativo, ovvero come fare per cercare un po' di scardinare questa cultura, anche se a volte è molto difficile, perché ci troviamo
davanti dei ragazzi veramente con delle idee, con degli ideali veramente, non uso il termine, ma veramente brutti, ecco, per non utilizzarsi. Anche sì, no, quella era proprio una parolaccia, era proprio una parolaccia. Io intanto le volevo dire, professoressa, il Ministero dell'Istruzione da 2 anni che finanzia un progetto che si chiama Progetto ATS, che è l'acronimo di Attività Temporanee di Scopo. Appena io sono venuta a conoscenza di questa cosa, ho subito assorbito. Ho chiamato il responsabile nazionale della rete giovani, perché ero la responsabile del gruppo giovani a Reggio Calabria, dicendo voglio portare questo progetto a Reggio Calabria. E mi sono informata. Allora, il progetto prevedeva il finanziamento totale da parte del Ministero, quindi nella scuola, nel comune, nella provincia doveva sganciare un euro, era un progetto totalmente gratuito. No, io cosa dovevo fare? Io dovevo fare praticamente un po' la cerniera, ovvero mettere in contatto il Ministero che aveva appaltato questo progetto ad Arcigay, e dovevo fare la cerniera con la scuola, quindi mi sono recata nelle diverse scuole di Reggio Calabria, nei diversi licei, per dire c'è questo progetto, i formatori che arriveranno sono formatori quindi del Ministero, quindi ragazzi di Arcigay che però si sono formati all'interno all'interno del Ministero della Pubblica Istruzione, quindi persone formate, persone con una certa preparazione. E sono riuscita a portare questo progetto dopo mesi e mesi di arduo lavoro solamente in una scuola. Questo è stato il risultato, un progetto totalmente gratuito, anche alla luce di un evento bruttissimo che è avvenuto a Reggio Calabria, ovvero la violenza nei confronti di Claudio Toscano, che oltretutto è lì seduto e ci tengo a salutarlo. Questo ragazzo che per chi non lo conoscesse era fuori da un locale, correggimi Claudio se sbaglio, era di fuori di un locale, viene insultato, viene preso a pugni, si reca in ospedale e l'infermiere di turno, che comunque doveva limitarsi a curare il ragazzo che aveva oltretutto una frattura scomposta, mi pare, al setto nasale, gli ha persino detto: no, ma se fossi stato con una ragazza non ti sarebbe successo niente, quasi per giustificare l'evento. A Reggio Calabria, alla luce anche di questo bruttissimo evento omofobico, quindi non solo violenza psicologica, ma proprio di questo pugno, quindi di un gesto forte, le scuole: no, ma qui l'omofobia non c'è, no, ma abbiamo cose più importanti da fare, no, ma qui abbiamo appena approvato il progetto, in una scuola mi hanno detto il progetto degli scacchi, quindi non c'è tempo per parlare di omofobia, vabbè. E questo è un progetto. Poi c'è un altro progetto, il progetto Spaccatabù, che siamo riusciti a portare in 2 scuole, a Melito e a Gioia Tauro. I ragazzi, quando siamo in quell'occasione, siamo stati io e un ragazzo del comitato a fare formazione. La risposta dei ragazzi, che all'inizio mi avevano detto: no, ma qua non gli omosessuali non esistono, ho detto: no, certo, guarda, non dire cavolate, perché io sono lesbica, quindi già ne hai una davanti, non dire cavolate. La risposta dei ragazzi non solo è stata positiva, ma anzi addirittura, ed è una cosa che porto nel mio cuore, che sono un po' orgogliosa di questo, perché poi oltretutto molti ci dicono: ah, ma con questi progetti non è che cambiate il mondo. No, io sono consapevole che non cambiamo il mondo, però questi ragazzi che ci vedono, ci incontrano, noi arriviamo lì quindi come formatori, quindi andiamo a fare formazione, portiamo determinate attività, e vederli il 17 maggio, giornata mondiale contro l'omofobia, che pubblicano link e che scrivono: ah, la battaglia nei confronti degli omosessuali è una battaglia che dobbiamo vincere tutti, gli omosessuali sono tutti siamo diversi e nessuno è uguale, per me è stata la soddisfazione più grande, perché è da questo che si parte da una rivoluzione culturale. A Reggio Calabria stiamo cercando, abbiamo portato ad esempio, a luglio c'è stata la discussione per il registro delle coppie di fatto, avevamo fatto partire questa proposta con una campagna, non nascondiamoci dietro un dito, e alcuni volti dell'associazione si sono prestati a pubblicizzare questo evento. A luglio siamo arrivati al comune di Reggio Calabria,
se ancora comune si può chiamare, visto che ormai è sciolto, e anche lì, ah, ma ci sono problemi più importanti di cui dobbiamo discutere, ah, ma a Reggio ci sono le buche per le strade, ah, c'è l'ospedale. Cioè, se, poi si ricordano dei problemi della città quando arriviamo noi a chiedergli il registro per le coppie di fatto. Anche quello ovviamente è stato bocciato, non vi dico la delusione da parte del comitato. E poi volevo, anche lei aveva fatto quell'intervento avevi fatto l'intervento sul, per quanto riguarda il, un tema, ho sentito anche un bisbiglio da parte, diciamo, della platea, quello della chiesa. Siccome noi a Reggio Calabria non solo siamo attivisti, siamo anche un po' pazzi. L'anno scorso l'attuale presidente Lugio ci invita a partecipare a un incontro a Calascio organizzato dai gesuiti, un laboratorio di formazione politica a sfondo ecclesiastico. Ci siamo messi in macchina, io, Lugio e Andrea, un ragazzo di 20 anni che mi ha accompagnato su questa sera qui a Catanzaro, e ci siamo avviati, ci siamo arrivati lì, ci siamo presentati come loro due, come gay, io come lesbica. Ci siamo confrontati su diverse tematiche, visto anche il momento di crisi economica che c'è in Italia, e non che ho visto qualche spiraglio, però devo essere sincera, qualcuno, sempre sul limite, parlando di omofobia, non andando oltre, però almeno lì qualche spiraglio l'abbiamo visto, anche se comunque credo che la strada sia ancora lunga. Poi ci tenevo anche a ringraziare la CGL, ecco adesso mi sono ricordata cosa volevo dire, un altro progetto importante che però questo non lo sta portando avanti solo Arcigay di Reggio Calabria, ma lo sta portando avanti anche Arcigay Cosenza e di Lamezia, ovvero il progetto quello con la rete Lanford. Esatto, noi abbiamo realizzato l'ultimo tavolo tecnico di cui c'era un rappresentante della CGL al Consiglio regionale della Calabria. Questo progetto nasce da un'altra riflessione: l'Unione Europea guarda l'Italia e vede che il tasso di omofobia è alle stelle, però si accorge di un dato qualche anno fa, che le denunce si fermavano per lo più verso la città di Roma o dintorni. Allora dice, ma al sud non c'è omofobia? Dovrei parlarne io. Ah, perdonami. Ah, vabbè, l'Unione Europea si accorge di questo dato e finanzia dei soltanto soldi. Tu sei più bella di me, oltre che più grazie. A te ti sei. Allora, il Ministero delle Politiche Sociali italiane usufruisce di questi fondi europei, quindi di soldi che l'Unione Europea ha stanziato, perché reputa che il tema dell'omofobia è un tema serio, tanto da stanziarci dei soldi. E questo progetto non viene vinto da Arcigay, viene vinto da Rete Lanford, che comunque è un'associazione dell'avvocatura LGBT, quindi quasi parallela all'associazione Arcigay. E arriva questa Beatrice Guzmano, arriviamo al consiglio della regione Calabria, porta questo progetto e si valutava sul da farsi di questi fondi che il Ministero delle Politiche Sociali Italiane stanziava. Allora la mia prima proposta era stata quella di andare a fare formazione negli ospedali, alla luce della violenza psicologica che era stata rivolta a Claudio. Ho detto, io forse è il caso che venga un po', che si inizia a fare formazione anche all'interno degli ospedali. Però l'onorevole Stillitani mi ha detto, ma non ci sono soldi per fare altre cose, quindi al che io ho proposto un'altra cosa, ovvero quello di far partire una formazione per i docenti, perché ho detto, io spesso succede che, non perché i professori sono, spesso una lancia a favore dei professori, non è che i professori sono omofobi, è che spesso non siamo abbastanza formati, e mi metto anch'io in prima persona, non siamo abbastanza formati, a volte non conosciamo il linguaggio tecnico adatto, non conosciamo le attività adatte da fare. Quindi forse c'è bisogno di fare questa formazione nei confronti dei professori. E, insomma, ci siamo fermati a giugno, quindi non abbiamo
fatto più riunioni, quindi la situazione è sospesa, che molto probabilmente il progetto partirà un altro anno, con il 2013. Io sono molto ottimista, perché anche abbiamo visto molta apertura anche dai partiti che in questo momento stanno governando la Calabria. E spero che di questi incontri ce ne saranno sempre di più e che i casi di omofobia siano sempre di meno. Non vi rubo altro tempo, perché grazie. Credo che... Grazie. Ora passiamo, diciamo, con la parola a Domenico Biondi del Movimento Omocrazia. La cosa è che devo pregare, siccome abbiamo ancora uno, due, tre, quattro, noi dobbiamo parlare oltre al suo, sì, ma il di intervento, insomma, proviamo a friggere un po' perché... Allora, buonasera a tutti, io sono Domenico Biondi, rappresento il Movimento Spontaneo Democrazia, che è un movimento cosentino. Alza la voce perché non ti sento. E noi come movimento vorremmo approfittare di alcuni fatti di cronaca, alcuni fatti che sono basati agli onori della cronaca, per azzardare insieme un'ipotesi. In particolare, vabbè, l'hanno già ricordato alcune persone prima, il fatto, la vicenda del quindicenne romano suicida perché comunque stanco delle continue moleste psicologiche da parte dei compagni, e come ha ricordato anche la dottoressa prima, il fatto che amasse vestirsi di rosa e che amasse mettere lo smalto dovevano essere diventati motivi di scherno insopportabili per lui. Evidentemente, come è chiaro a tutti, essere omosessuali e vivere liberamente la propria condizione naturale a volte può essere mortale nel nostro paese, in una società disabituata come la nostra. Però vorrei anche sottolineare un'altra cosa. Ci sono, noi spesso, sicuramente essendo un movimento LGBT, andiamo ad analizzare fatti di cronaca che riguardano soprattutto gli omosessuali. Però è proprio di ieri la notizia shock di una donna di Trapani, probabilmente uccisa e bruciata dal marito. La signora si chiama Maria Anastasi ed era al nono mese di gravidanza, e la signora Anastasi è la 119esima donna uccisa nel 2012 da un uomo. Purtroppo si è passato da un omicidio ogni 3 giorni registrato l'anno scorso a uno ogni 2 giorni, cioè in Italia una volta ogni 2 giorni una donna viene uccisa per mano di un uomo. E nella maggior parte dei casi gli autori di quei delitti sono mariti, ex fidanzati, comunque persone nella cerchia affettiva delle mura domestiche. Le donne uccise nel 2012 sono 119. Noi siamo qui a ragionare insieme, e allora vogliamo, come Movimento Omocrazia, provare insieme ad azzardare un'ipotesi. È possibile, secondo voi, che in qualche modo la crescente cultura omofobica di questo paese sia l'altra faccia della medaglia della crescente cultura femminicida di questo nostro paese? È possibile, cioè, che la stessa cultura macista e fallocrate, che porta un gruppo di quindicenni a schernire un compagno di classe perché è troppo femmina, fino ad indurlo al suicidio, è la stessa cultura macista e fallocrate che scaturisce in femminicidio quando quei quindicenni sono ormai adulti? Ammetto che il paragone possa sembrare un po' azzardato, ma nessuno dei presenti comunque può negare quanto sia di gran lunga più discriminato un omosessuale con movenze più femminili, anche all'interno della comunità gay stessa, da uno più molto più mascolino. Cioè è più facile discriminare uno che sia effeminato rispetto ad uno che sia un po' più mascolino. A me stesso è stato detto una volta dai miei coinquilini: tu vai bene perché non ostenti. Quando un etero fa un'affermazione del genere, intende dire: tu vai bene perché non sei effeminato, ma sei piuttosto mascolino. Ma provate a dire ad un etero qualunque: tu sei un etero a posto perché non ostenti. Provateci, lui vi chiederà di spiegarvi cosa intendavate dire e non capirà, semplicemente perché nessuno ostenta. Lui, come chiunque altro, è semplicemente se stesso. È possibile, secondo voi, che un paese meno macista e fallocrate? È possibile, secondo voi, che un paese meno macista e fallocrate possa anche essere un paese meno omofobo? È possibile che una cultura scolastica incentrata al rispetto del ruolo della donna possa involontariamente migliorare la condizione di tanti omosessuali che vivono ancora la loro condizione come una sorta di prigionia mentale? Noi come Omocrazia, incuriositi dall'eventualità di una correlazione tra i due fenomeni, femminicidio e omofobia, abbiamo analizzato alcuni dati.
Nel 2005 le donne uccise nel nostro paese sono state 84, nel 2006 sono state 101, nel 2007 103, nel 2008 113, nel 2009 119, nel 2010 127, nel 2011 120, nel 2012, ossia quest'anno, siamo a quota 119. Ne manca ancora una all'appello per raggiungere il dato dell'anno scorso, però mancano pochi giorni alla fine dell'anno, mi ricordo se qualcun altro esce, speriamo di no. Insomma, dal 2005 non c'è stato un solo anno in cui il dato finale fosse inferiore a quello dell'anno precedente. Dal 2005 in totale sono 885 le donne uccise dagli uomini. Uomini che odiano le donne, per usare una metafora letteraria. Noi come democrazia chiediamo alla CGIL e a tutte le forze politiche un impegno concreto ad attuare parallelamente sia politiche volte a tutelare le donne per arginare il fenomeno del femminicidio in Italia, e sia politiche e campagne di sensibilizzazione che facciano capire che essere omosessuali è una condizione naturale e nient'altro, non una forma di ostentazione come sostiene qualcuno. E poi vorrei lanciare anche una proposta a tutte le associazioni LGBT e ai movimenti qui presenti. Proviamo ad analizzare i due fenomeni, femminicidio e omofobia. Cerchiamo di capire se ci sono similitudini tra i due fenomeni. Anche noi possiamo dire la nostra in merito e, se necessario, pensare insieme a qualche modo per contribuire a migliorare nel nostro piccolo un quadro drammatico. Perché diciamoci la verità, nel 2012 dire che 119 donne, una donna ogni due giorni viene uccisa, credo sia un dato vergognoso. Grazie Domenico, sia per i tempi sia per quello che ci ha detto sul tema. Richiamo della CGIL, non ci siamo, noi vogliamo starci, abbiamo già il 25 di novembre iniziato un primo percorso su questo tema, perché in occasione della giornata internazionale delle donne abbiamo aperto un dibattito anche a Catanzaro, come ha fatto la CGIL in tutta Italia. Siamo dentro questo percorso e quindi insomma ci staremo sicuramente. Marco Marchese per le sue considerazioni. Allora, io stasera rappresento l'associazione radicale Certi Diritti, ma sull'associazione dirò veramente pochissimo, anche perché abbiamo allestito un tavolino qua, quindi chi vuole dare un'occhiata, c'è anche del materiale dell'Arcighe, c'è del materiale nostro divulgativo, quindi è a vostra disposizione poi dopo. L'associazione radicale Certi Diritti è un'associazione che è un soggetto costituente di un partito politico che è il Partito Radicale Non Violento Transnazionale Traspartito. Noi la chiamiamo la Galassia, è una cosa abbastanza complicata, quindi non vi tedierò, ma sono associazioni nazionali che costituiscono questo partito e che queste associazioni nazionali si occupano di difesa dei diritti umani prevalentemente. C'è l'associazione Nessuno Cotticaino che si occupa della pena di morte, c'è Non c'è pace senza giustizia, forse martedì all'ONU si otterrà finalmente il voto definitivo per la messa a bando di quella barbarie che sono le mutilazioni genitali femminili. 6 anni fa è nata l'associazione Certi Diritti, nasce l'associazione Certi Diritti in un momento di compromesso al ribasso, si parlava dei Dico all'epoca o qualcosa del genere. Insomma, se fate conto che i diritti in Italia sono come un carciofo, togli una fogliolina oggi, togli una fogliolina domani, cioè 6 anni fa si era arrivato al punto, insomma, che le fogioline non c'erano più, quindi sapete cosa c'era rimasto. Allora, Sergio Rovazzo, insieme ad un gruppo di persone, che è uno dei fondatori dell'associazione Certi Diritti, proprio un riflesso, dice no, qui la situazione va a ribasso, invece abbiamo la necessità di mescolare le carte in tavola, per cui di rilanciare. E allora uscì fuori il manifesto che per chiedere il matrimonio egualitario, quindi dare la possibilità anche alle persone omosessuali di accedere all'istituto che è il matrimonio civile. Poi l'associazione si è strutturata, adesso ha 700 iscritti più o meno distribuiti sul territorio nazionale, e ci si occupa anche di altre cose. L'associazione chiede una profonda riforma del diritto di famiglia, così come ci si occupa anche di altre cose tipo i diritti delle prostitute. Io adesso farò un po' un piccolo esempio, mi devo aiutare un po' con la lettura, perché le cose che mi ero preparato da dire vi tenderò soltanto per una 10-12 minuti, però è un po' articolato, quindi per non rischiare di perdermi dei passaggi mi aiuterò un po' con la lettura. E la prima cosa che vi dico è che tutti hanno diritto alla felicità. Io mi ero preparato questo intervento
che voleva trattare un po' questo concetto e che ancora oggi fa fatica a emergere, c'è appunto il diritto alla felicità che noi tutti abbiamo. Poi in questi ultimi giorni, riflettendo, ho capito che forse sarebbe meglio portare anche un contributo alla discussione che stiamo aprendo qui, un contributo fondato anche su esperienze personali vissute, piuttosto che solo sul filo della buona teoria, posto che la buona teoria non ha, diciamo, nessuna controindicazione, nessun aspetto negativo. Cercando di legare l'uno all'altro, voglio dirvi che giornate come queste, in cui ragioniamo sull'omofobia, termine che a me non piace perché non descrive al meglio di cosa si tratta, e in queste giornate in cui ricordiamo le vittime dell'omofobia, per poi trovare strade nuove, via da percorrere, per migliorare un po' questa società che viviamo, no? Questi giorni, lo dico, per un sopravvissuto come me, sono giorni duri, anche complicati da portare avanti. E spiegherò fra poco chi è un sopravvissuto. Ci ha raggiunto il segretario generale, sì, regionale. Salutiamo un po' di grazie. E quindi dicevo che giorni come questi per un sopravvissuto come me sono giorni duri e un po' complicati da portare avanti, e vorrei spiegarvi fra poco, lo farò fra breve, chi è e che cos'è un sopravvissuto. Dicevo, il diritto alla felicità è un concetto ampio, centrato sulla persona, sulle sue mille sfaccettature, fa fatica a emergere in questo contesto sociale, soprattutto adesso in questo contesto di crisi economica, per dirne una, la crisi economica adesso ha ingurgitato tutto, no? Ti impone ad accettare qualsiasi lavoro, a qualsiasi condizione. Quando si parla di diritti, di discriminazione, figuriamoci poi di diritto alla felicità, tutto passa in secondo piano, assolutamente tutto. Tutto è riportato alla crisi economica, e questo è un errore. È un errore perché i diritti della persona vanno tutelati sempre, sia quando c'è crisi sia quando non c'è. Non esiste nemmeno una buona ragione per soprassedere o per dire che adesso ci sono cose più importanti delle altre. Tutto è importante. E questo ristagnare un po' delle cose non fa altro che allontanarci dal costruire quella società inclusiva dove ognuno può e deve avere l'opportunità per essere felice. Non parliamo poi del concetto di vivere la propria sessualità senza, insomma, che nessuno debba giudicarti, lo dico nel bene e nel male, oppure insultarti, alzarti le mani, come spesso accade, perché in momenti difficili come questi il muro più alto purtroppo è eretto proprio dalle istituzioni, e allora sembra che parlare dei diritti della comunità LGBT sia sempre fuori luogo, e anche questa è una forma sottile di discriminazione, no? Il danno sociale che tutto questo comporta è enorme. Ora quindi vorrei raccontarvi un'esperienza personale. Vi dico la verità, è la prima volta che ne parlo in pubblico, e non credo sia una scelta sbagliata, perché sono convinto che possa essere utile a dare un po' il significato alle cose che ti accadono. Poi quando sono brutte le cose che ti accadono, magari si può trovare anche qualcosa di buono, perché possono tornare utili per gli altri. Era il 1992 e io ero un giovanissimo imprenditore di 22 anni e vivevo a Lugano, in Svizzera. Il mio compagno ne aveva appena 18 e stavamo insieme da circa un anno. Una notte io rientravo da un viaggio di lavoro in Ungheria e lui ha pensato di togliersi la vita. Non ha lasciato il classico biglietto. Io l'ho sempre ringraziato per questo, perché in una circostanza del genere una parola fuori posto, no, che potesse essere interpretata male, avrebbe potuto ingenerare un senso di colpa ancora maggiore, e in circostanze simili penso che ci sia il rischio che una persona al colpo e dopo non riesca a liberarsi mai. La conseguenza è stata che gli anni successivi sono stati veramente difficili, sì, perché è complicato poi andare avanti quando si resta soli così, avere a che fare con sensi di colpa, depressioni, cure. Perché che non riescono poi ad avere risposte precise, questo poi forse è il dramma maggiore. Gianni io non lo so perché si è suicidato, o meglio non me la sento di interpretare un gesto che io personalmente ho fatto molta fatica ad accettare, però vedete è un gesto col quale prima bisogna, diciamo, fare i conti, e poi però bisogna farci pure la pace, altrimenti non si riesce ad andare avanti. E ho dovuto accettare questa scelta pur non condividendola, ma con rispetto. La causa forse è stata in quel padre che quando era gentile lo chiamava ricchione di merda.
Mi scuso di queste parole, ma le parole hanno un peso e vanno considerate anche quando sono dure e scostumate come queste. Sapete perché? Perché altrimenti non si capiscono. Se queste parole si nascondono, perdono il significato. Hanno un significato profondo, che ledono, che segnano. E alla fine si pensa solo che sono parole, ma non è vero, non è così, non sono solo parole. Forse Gianni si è ucciso perché non potevamo raccontare a nessuno una gioia che, se sei nelle condizioni di non poterla raccontare a nessuno, pensateci, è come se fosse sempre a metà, mai piena. All'epoca, però, non credo che le cose siano cambiate negli ultimi 20 anni a questa parte, nella comunità italiana all'estero, certe espressioni di vita, di sessualità, no? Non lo so, sembra un po' che intacca per loro quella fama macista dell'italiano, no? Tanto virile, tanto latte lover. Insomma, ad avere una gentilezza all'epoca in quella comunità ti beccavi come minimo del depravato. Quello che accade con le parole in molte famiglie, a scuola, sul posto di lavoro, non sono parole innocenti, perché sono innumerevoli casi in cui ragazze e ragazze, donne e uomini, la maggior parte delle volte non dichiarate, cioè che non hanno fatto coming out, che non hanno dichiarato il proprio orientamento sessuale, quello che accade in questi posti sono cose inenarrabili, perché sentirsi demolire ogni giorno, anno dopo anno, sentirsi dire di non essere adatti, malati, sbagliati, doversi nascondere, celare i propri sentimenti, mette veramente a dura prova se stessi, mette a dura prova l'autostima, l'immagine di sé, mette a dura prova tutto. Questo spessissimo accade proprio nei luoghi dove poi una persona dovrebbe sentirsi più amata, protetta, no? E altrettanto spesso accade anche dopo essersi dichiarati, dopo aver fatto conoscere il proprio orientamento sessuale. Io penso che se esiste un'ingiustizia che merita di essere combattuta, è proprio quando la società si dimostra ostile con determinate persone, e questa è una di queste circostanze. Vedete, quello che ho capito è che, a differenza della stragrande maggioranza delle persone che riescono a costruirsi una corazza attorno per sopportare i colpi che ti arrivano, alcuni questa barriera non riescono ad alzarlo, non ce la fanno. Mi chiedo sempre che razza di società è questa se resta nell'incapacità di progredire per difendere le persone più deboli, quelli che non ce la fanno. Mi chiedo che senso diamo alla società se non siamo disposti a fare di tutto per difendere e amare queste persone, che sono fragili, ed è vero, sono fragili, allo stesso tempo sono belli come cristalli. Che senso vogliamo dare alla nostra umanità? E quindi ecco il senso della cosa, il senso di questo incontro che sta parlando alle istituzioni, che poi sono fatte di persone con responsabilità precise, ed è per questo che chiedo anch'io a gran voce che la provincia e i comuni si facciano carico di aprire i dipartimenti contro le discriminazioni, così come proponiamo insieme alla CGIL. I dipartimenti contro tutte le discriminazioni, perché è un errore pensare che ognuno pianga la propria per proprio conto. Le discriminazioni sono discriminazioni sempre e comunque, per orientamento sessuale, per nazionalità, per razza, per colore della pelle, per età, per handicap, per tutte le altre cose. Io ringrazio la CGIL e faccio il nome per tutti, quello del segretario generale Giuseppe Valentino. Grazie a tutti. Sei tu che hai voluto questo incontro, e insieme abbiamo voluto che non fosse solo testimonianza o peggio di sterile protesta, ma di proposta, perché questo è un concetto diverso. E allora l'idea di dipartimenti negli enti locali contro ogni discriminazione che possano relazionarsi con enti come l'UNAR, per esempio, l'idea di consegnare al prossimo Presidente della Camera una petizione, quello che diceva prima Bruno, una petizione per rimettere di nuovo all'attenzione del Parlamento la discussione e l'approvazione di una legge contro l'omotransfobia che è stata vergognosamente bocciata 3 volte, l'idea di avviare, spiegare e fare formazione nelle scuole, questo incontro che serve anche per conoscerci e per avviare un percorso comune proiettato verso nuove e sempre più frequenti rivendicazioni del diritto al rispetto di tutte e di tutti, abolendo ogni discriminazione. Ecco, questa è la prima volta che accade qui in Calabria. Qualcuno dirà è presto, è tardi, qualcuno esclamerà finalmente, adesso non ha più importanza. Quello che conta è che sia accaduto e che possa essere l'inizio di un percorso fatto di cose concrete per contrastare le discriminazioni e il razzismo omofobo che alberga anche qui nella nostra terra e che non manca di manifestarsi anche con atti di violenza fisica, come ricordano le cronache recenti, Claudio Toscano che è qua in sala.
Ora voglio dimostrarvi come da 20 anni a questa parte non è cambiato nulla. Certo, oggi è più facile parlare della comunità LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali. Non dobbiamo avere paura né imbarazzo a pronunciare queste parole. Lesbiche, gay, bisessuali, transessuali. E non bisogna biascicare quando si pronuncia la parola omosessualità, come se fosse qualcosa di imbarazzante, perché non lo è. Non bisogna biascicare. Oggi, certo, un po' è più facile fare i gay pride, manifestare, ma da 20 anni a questa parte noi non riusciamo a proteggere le persone più fragili di questa società. Questa è la verità. Questo è il dato importante e noi tutti siamo chiamati a lavorare su questo. Non eravamo capaci ieri, non siamo capaci oggi. Vedete, quando una persona se ne va, i danni che sono prodotti non sono solo rappresentati dalle vite perdute. Purtroppo tutto cambia profondamente per i sopravvissuti, quelli come me. Che cosa cambia? Cioè, tutti subiscono un danno enorme, ma che cosa cambia per queste persone? Chi sono poi anche queste persone? Sono genitori, fratelli, sorelle, amici? Poi si va avanti lo stesso, forse ci si rifà una vita, alla fine si riesce perfino a rifarsi una vita felice, però nessuno può venire a dire che è la stessa cosa, perché non è così. Io ho conosciuto una madre che ha impiegato 10 anni per raggiungere quel figlio al quale era sopravvissuto. Parliamo di circostanze diverse, ma ha impiegato 10 anni lasciandosi andare giorno per giorno da reclusa in casa. Questa manifestazione è nata per ricordare Andrea, il nome non era stato ancora citato, lo faccio io, il 15enne che a Roma si è tolto la vita poche settimane fa. Un dettaglio: Andrea era calabrese, originario di San Giovanni in Fiore, il nostro conterraneo. Andrea si è ucciso probabilmente perché è vittima di bullismo sfondomofobo. Ci sono state polemiche, precisazioni, ma non ha nessuna importanza se Andrea era gay oppure no. Purtroppo la sostanza non cambia, è rimasto vittima delle discriminazioni, chiamata omofobia, ma a torto o a ragione Andrea è rimasto vittima di un sentimento che l'omofobia non lo descrive appieno. Io annovero la radice di questo termine al razzismo. Perché quando Rosa Parks a Montgomery nel 1955 era stanca di non potersi sedere sull'autobus nei posti liberi riservati ai bianchi e si fece arrestare piuttosto che alzarsi, gridando al mondo l'insensatezza della discriminazione basata sul colore della pelle, ha gridato al mondo il diritto umano e il diritto alla dignità e all'uguaglianza per tutti, il diritto al rispetto, che è cosa diversa dalla tolleranza, lo dicevamo prima. E quel grido era anche per gli omosessuali, anche per tutta quella moltitudine di persone discriminate in altri mille modi diversi. Io non capisco perché, se è razzista dire porco negro, non deve esserlo anche quando si discriminano le persone per orientamento sessuale. Non capisco perché è disdicevole prendersela con gli ebrei se si parla a vanvera in un bar, ma questo perché non accade quando si parla di omosessualità e spesso poi anche accompagnato con risatine amicamente. Questa è una cosa che io non capisco. E via la conclusione. Vorrei dimostrarvi quanta strada abbiamo ancora da percorrere per riconoscere la dignità umana a tutti e a tutte noi. Oggi ricordiamo Andrea, vittima del razzismo omofobo. Ogni anno ci sono una moltitudine di casi come questi in Italia e nel mondo. Qualcuno salta più agli onori della cronaca, altri di meno. Ma siamo qui a parlare sempre delle stesse cose, senza che la società da 20 anni a questa parte sia stata capace di fare passi significativi in avanti. Ho ricordato Gianni, vi ringrazio per la vostra pazienza, ma per terminare vorrei consigliarvi un libro che a me è molto caro. È un libro che ha raggiunto i 20 anni di età, per caso, di Pier Giorgio Pataldini. Si intitola Ragazzi che amano ragazzi. Io vi lascio la curiosità di andare a leggere le storie, le testimonianze di questi adolescenti e ragazzi che sono in tutto e per tutto lo specchio degli adolescenti e dei ragazzi di oggi. L'unica differenza è che in quegli anni per trovarsi si usavano annunci, lettere, fermoposta. Oggi è tutto più semplice, c'è Facebook, comunque grazie Facebook. Ma in questo libro è stata pubblicata la riedizione proprio quest'anno e il contenuto è identico, tranne che nella prefazione dove l'autore lamenta proprio che in questo ventennio non è cambiato nulla e si rammarica. Questo libro termina con una lettera ed è questa la dimostrazione di questa società immobile e ostile. Vi impegno solo altri 2 minuti perché vorrei leggerla.
Si tratta di una lettera che il 3 giugno 1989 giunse alla sede nazionale dell'Arcigay, scritta su un foglio protocollo a mano, e si vede che nel linguaggio è scritta da un ragazzo giovanissimo, un ragazzo che va a scuola. Verona, 3 giugno 89. Questo ragazzo all'Arcigay scrive: l'altro giorno, mentre stavo con la mia compagnia, un ragazzo che viene da poco lì con noi ha detto che mentre stava ascoltando la radio dei comunisti ha sentito una trasmissione di Froci, i quali parlavano di un ragazzo che si è ucciso perché lo avevano scoperto a scuola che ci stava con un altro. Io, quando ho sentito quello che diceva questo ragazzo, mi è venuto come un colpo al cuore, perché quel ragazzo che è morto si chiamava Luca. Quella volta ci hanno trovato a fare insieme nella doccia della palestra. Io però ho dovuto dire che era stato lui. Se noi compagni di scuola andavano a dirla ai prof e mi sputtanavano, anche con la mia famiglia, così mio padre mi portava dallo psicologo e mi metteva in collegio, come ha fatto il papà di Luca prima che si ammazzasse. Volevo dirvi che anche a me, come a Luca, mi piacciono i ragazzi invece che le ragazze. E quella volta in palestra ero contento di fare con Luca, perché lui era un paninaro molto bello, biondo e con due grandi occhi neri. Ci siamo capiti subito, perché lui guardava sempre me e io lui. Poi una volta, durante la ricreazione, io sono andato nei bagni della palestra, dove non ci va mai nessuno fuori dall'orario di lezione, e l'ho aspettato là, fino alla fine della ricreazione. Poi lui è arrivato. Quando me lo sono visto davanti, mi batteva il cuore per l'emozione e mi tremavano le gambe. Poi ci siamo baciati ed è stato bellissimo. Poi ci siamo rivisti ancora altre volte, e una anche a casa mia, quando i miei sono andati via, fino a quando non ci hanno scoperto in palestra. Dopo quella volta non l'ho più visto, perché suo padre lo ha ritirato da scuola, e siccome lui era di un paese della Bassa, non mi ricordo bene quale, non sono mai andato a trovarlo. Quando ho saputo che si è ucciso ho pensato di farlo anche io, ma dopo non ci sono riuscito. Però sono stato male e non dormivo la notte, perché Luca è morto, se è morto, è anche per colpa mia. E un'altra volta volevo dirlo al parroco, ma non l'ho fatto, perché lui una volta in chiesa ha parlato molto male della gente come noi, e tutti gli battevano le mani e alcuni uomini si alzavano in piedi per battergliele. E io con questa scena stavo ancora peggio. Allora ho preferito dirlo a voi queste cose, perché dicono in giro che i ragazzi del vostro partito difendono la gente come me e voi. Io so chi siete voi, o per meglio dire so dove state e vi ho anche visti. So dove state perché state proprio davanti alla mia scuola. Me l'ha detto un mio compagno di scuola. Quando stavamo uscendo diceva che in quel palazzo ci sono i Froci e le lesbiche. Poi una volta sono rimasto per più di mezz'ora a guardarvi quando davate da bere alla gente in Piazza Bra, quando c'è stata una corsa questa primavera, e mi sono anche avvicinato e uno di voi molto gentile mi ha dato da bere e mi ha guardato con un sorriso. Sono stato così contento e ho ancora il bicchierino di carta in camera mia. Prima o poi spero di venirvi a trovare. Che ho visto il vostro indirizzo davanti alla mia scuola e me l'aveva anche detto quel mio compagno che aveva visto un adesivo giallo. Se usate questa lettera, per favore non parlate del nome della mia scuola e del mio, ma io spero che Luca dall'alto dei cieli mi perdoni e che sappia che lo penso sempre, che gli voglio bene, e se sapesse dove è la sua tomba andrei a mettergli dei fiori. Ecco, in questa lettera, e sono passati 20 anni, c'è la storia di un altro sopravvissuto. Perché quello che poi dopo alla fine accade, e sono pronto a scommettere che anche per questo ragazzo qui che ha scritto questa lettera 20 anni fa, giornate insomma un po' come queste sono dure da sopportare, perché certi dolori possono passare, forse possono passare 20, 30, anche 50 anni, però ci sono certi momenti che è come se si fossero vissuti ieri. Marco, Anna Maria D'Andrea dell'associazione Polizia Aperta, che mi occupo solo un minuto del tempo che ha a disposizione, e lo spiegherà lei. Insomma, Polizia Aperta è un'associazione che si occupa dei diritti gay nel, diciamo, nell'esercito, nelle forze di polizia, che diciamo è un tema importante e forte proprio per il mondo, insomma, della polizia e quello che significa, insomma, essere diversi in quel contesto. Certo, parlare adesso, dopo la splendida, toccante e purtroppo vera
relazione fatta da Marco, non è facile, però bisogna andare avanti. Tu mi hai dato solo 5 minuti e quindi io non posso fare diversamente. Volevo però, prima dei miei 5 minuti, mi perdonerai, dire una cosa a Bruno. Bruno e io ci conosciamo da tantissimi anni. Io sono di Cosenza, lui è di Catanzaro. Voi sapete l'amicizia, l'affetto sportivo che esiste nella nostra città. Io non pensavo stasera di dover difendere Catanzaro da tutte le brutte parole che Bruno ha detto sulla nostra capitale regionale, come usa Spot, il mio carissimo amico di Catanzaro, di destra, purtroppo. Mi manda sempre i link del Catanzaro, ma gli voglio bene, allora c'è. Io ritengo che Catanzaro, proprio perché è la capitale della Calabria, superiore o inferiore che vogliamo dire, noi non siamo come i leghisti, ci sono due Calabrie, ci sono tante Calabrie, però Catanzaro è la nostra capitale, caro Bruno, quindi è da qui che devono partire le idee, affrontare la gente, guardarla in faccia finalmente dopo tanti anni, dichiararsi o non dichiararsi, come giustamente ha detto il mio amico di omocrazia. Io sono etero, tu sei gay, non è importante, siamo esseri umani, siamo persone, come giustamente ha detto la professoressa. A lei però voglio dire solo una cosa, lei ha parlato degli studenti, professoressa, guardi che ci sono anche i professori della comunità a cui io appartengo, voi questi professori li dovete aiutare. All'interno della mia associazione c'è, perché si possono iscrivere anche i civili, c'è una professoressa di Milano che ha trovato la nostra associazione professionale, tra virgolette, come Rete Renford dell'Associazione Professionale degli Avvocati, una base per informarsi su come ci si può difendere grazie al diritto, perché noi siamo persone, però c'è anche il diritto che ci può difendere, difende tutti. I sindacati nascono per difendere i diritti dei lavoratori, noi siamo lavoratori, siamo esseri umani. Qualsiasi persona ha diritto ad una difesa, questa è la nostra carta costituzionale, il nostro diritto, veniamo dai romani. Quindi, professoressa cara, cercate di aiutare i vostri maestri, i vostri professori, cercate di formarli, perché loro non chiedono altro, non chiedono che questo, come io, come operatore del diritto dal punto di vista della Polizia Municipale, chiedo di essere formata per parlare sia con i miei colleghi etero, sia con i cittadini etero o gay che siano, al di là di tutti gli steccati, anche se uno mi è antipatico, anche se uno me li proprio me la toglie la multa, devo cercare, perché è il mio dovere di pubblico ufficiale, di fargli capire se sbaglia dove sbaglia. Poi farò anch'io l'assistente sociale, perché professoressa l'ho fatta tante volte anch'io l'assistente sociale, ho fatto anche il consulente matrimoniale, ho fatto anche il consulente dei condomini. Noi sulla strada, che siamo la prima polizia di professione di prossimità, facciamo di tutto. Quindi non nascondiamoci veramente dietro un vincolo, ce ne sono tantissimi, no? Ricordiamoci cosa disse l'attuale presidente della Camera a proposito dei professori gay. Lui adesso può fare tutto quello che vuole ed è giusto che abbia magari anche cambiato idea su questa cosa, però noi certe parole, certi discorsi ce li ricordiamo e ce li ricorderemo sempre. Tra poco si voterà, noi siamo una forza, siamo una minoranza, ma siamo una forza perché pensiamo, ragioniamo con la propria testa e ovviamente noi sceglieremo chi ha cercato, anche fallendo, perché magari il momento storico non era importante, di tutelare anche i nostri diritti da chi invece continua a ripetere sempre che siamo contro natura, che siamo contro Dio, eccetera, eccetera, eccetera. È una polemica che io ovviamente non voglio fare, perché io sono qua per rappresentare la mia associazione e non per rappresentare me stessa, altrimenti ci sarebbe da dire molte cose, perché purtroppo l'esperienza che ha vissuto Marco, io l'ho vissuta come amica di due miei carissimi amici che hanno fatto questa brutta scelta, scelta che ero arrivata anch'io a voler fare perché avevo un momento difficile della mia vita. Tutti forse in un momento drammatico ci pensiamo, diciamo sì, facciamola finita, ma chi se ne frega, ma perché io devo continuare a lottare, per chi e per cosa, chi se lo merita. Poi alla fine, per fortuna, la vita
anche una semplice stretta di mano, anche qualcuno che ti saluta per strada, vigile, come sta? Cosenza oggi ha vinto, siete contenta? Quello ti fa recuperare la forza di andare avanti. Scusate questa breve parentesi. Allora, io mi chiamo Anna Maria D'Andrea, sono in Polizia Municipale dal 1996, ho conosciuto Polizia Aperta, e mai conoscenza è stata più bella per me, nel 2010 al Pride di Napoli. Polizia Aperta non siamo moltissime persone, perché purtroppo la stessa crisi che subiamo qua in, diciamo così, in Calabria o nel resto delle province italiane, non può che subirla anche una forza militare e di polizia come la nostra, in cui appunto il detto non dire e non esternare è meglio del dire e fare qualcosa per i propri simboli. E voglio anche sottolineare che l'ex presidente è un ragazzo calabrese che poi è andato a Vibo, a Trieste, questo per dire che noi siamo dappertutto e esportiamo il meglio di noi, non solo il peggio di noi, quindi non solo l'andrangheta ma anche persone che hanno coscienza dei propri valori. Come Polizia Aperta facciamo parte dell'Associazione Europea delle Polizie LGBT, dice giustamente Marco. Il nostro presidente vi saluta affettuosamente, è adesso proprio in Montenegro, unitamente al vicequestore della Polizia di Stato che si occupa dell'OSCAD. L'OSCAD che cos'è? È un osservatorio che è presso il Ministero degli Interni e che si occupa proprio di effettuare qualsiasi forma, prendere qualsiasi forma di iniziativa contro le discriminazioni. Non è un organo ovviamente che si può sostituire né alla magistratura né alle forze di polizia, però si possono segnalare, prendo il caso del nostro amico e compagno di Reggio Calabria, si possono segnalare qualsiasi fenomeni di discriminazione contro le persone omosessuali. E noi ovviamente, grazie ai nuovi mezzi della tecnologia, non abbiamo una sede fissa, siamo operativi all'interno di Facebook, c'è la nostra pagina, all'interno dei siti web www.polizaperta.it. E ringrazio l'amica Michela di Reggio che ha anticipato anche la presenza accanto all'Associazione Polizia Aperta dell'Associazione Rete Lenford, che raggruppa l'avvocatura italiana omosessuale. All'interno del nostro sito abbiamo un vademecum, ed è per questo che mi sono permessa di interromperla, abbiamo un vademecum che può essere scaricato, il sito ovviamente è gratuito, in cui praticamente c'è spiegato in maniera estremamente semplice cosa si deve fare, cosa qualsiasi cittadino deve fare per tutelare il proprio onore qualora leso, con affermazioni come quelle che ha ricordato il nostro Marco, qualsiasi tipo di lesione e via via fino alle ipotesi penali più gravi, omicidio, le lesioni aggravate, sempre a sfondo contro ovviamente la comunità lesbica, transgender e bisex. Io spero che qualsiasi persona possa avere contatto con colleghi di cui si sospetta, di cui si è sicuro della omosessualità, colleghi in divisa, che abbiano voglia di aiutarci, perché al sud purtroppo siamo solo in due, io ho un carissimo collega della provincia di Brindisi, spero che si avvicini a noi, e perché più siamo e più possiamo aiutare i nostri colleghi a comprendere meglio che cos'è parlare di una questione di cui magari non si sa assolutamente niente se non per le solite barzellette eccetera eccetera, un po' come se io la tra i carabinieri, sto scherzando, e sia anche per fare di ogni cittadino un cittadino informato contro qualsiasi tipo di violazione possa subire. Il diritto c'è, purtroppo la legge, finché resterà questa situazione, secondo me in Italia non si farà mai niente di serio dal punto di vista legislativo, finché non ci sarà qualcuno che, diciamo così, rompa, diciamo, con certi legami. Non aggiungo altro perché sennò vengo sgridata dalla mia presidente, che vuole che io sia
sempre professionale. Io mi auguro che in Italia si riesca ad approvare finalmente una legge di questo genere, però, ripeto, in assenza il diritto esiste, le leggi ci sono. Ovviamente il primo punto di riferimento può essere un avvocato, meglio se della rete Renford, però può essere anche un collega delle varie forze dell'ordine e dei militari che è iscritto a polizia aperta. Quindi come referente calabrese ci sono io, come referente nazionale c'è la nostra presidente Simonetta Mora, che comunque un direttivo sempre abbastanza pronto ad aiutare chiunque. E mi auguro che oltre ad aggiungere altri soci ci siano tante persone che possano continuare a voler conoscere queste realtà, a capire che siamo in mezzo a voi come gli alieni di cui si sta parlando in questo periodo, ci siamo, esistiamo, paghiamo le tasse come tutti, tante persone. Non è una questione che vogliamo i nostri diritti, è una questione che la Costituzione ci dà la possibilità di vedere riconosciuti i nostri diritti. Io ringrazio la CGIL, di cui anch'io faccio parte, questa sono felice che è un sindacato che finalmente ha. Ringrazio il presidente della provincia di Catanzaro, l'unica donna presidente della provincia, ammetto anche di centrodestra, e quindi questo le fa ancora più onore, che ha deciso di assegnare al sindacato la possibilità di organizzare questa splendida manifestazione, che è stata la prima in Calabria e che io spero che non sia l'unica. Buoni, diciamo, con i tempi riusciamo a mantenere, diciamo, la sala con una certa dignità, per cui vi chiedo di stringere un po', scusate se alla fine insomma tocca sempre così agli ultimi. Francesco Furfaro del Circolo Caleidos, Arcigreca, Manzano La Mezza, per esempio. Bene. Salve a tutti, come del signor Bruno Federico. Se ne è scappato quando io. Ecco, come fa a non conoscere il comitato di Venezia Terme? Se scappa, è difficile che lo conosca. È difficile tenerlo legato. No, molto probabilmente sarà stato impegnato. Ecco, presidente Calenzo di Venezia Terme. Così ci conosciamo. Naturalmente non conosce il comitato perché è nato da 3 mesi. È stato fatto il fondativo l'8 settembre di quest'anno. In questi primi 3 mesi di attività, non solo in questi primi 3 mesi, ma anche prima dei primi 3 mesi, noi abbiamo avuto anche una violenza nel creare questo comitato, una violenza mentale, minaccia, il quale non si voleva questo comitato sul territorio di Catanzaro. Non è per questo che è stato scelto La Mezza Terme come sede, ma è stato scelto per una situazione logistica di comunione e di unione tra i comitati, quello di Reggio e quello di Cosenza. Quindi anche noi, come Andrea, ha subito le sue violenze mentali, psicologiche, a non dichiararsi, a non ostentare la presenza su un determinato territorio, anche Catanzaro e La Mezza hanno avuto queste pressioni. È cosa che ho sempre chiesto di mettere in atto un'unione tra i comitati nostri dell'associazione per proteggerci da questa violenza psicologica. Un'altra cosa che volevo ricordare è che l'Arcigay in Calabria è presente da 10 anni, anche se l'associazione è nata 30 anni fa. Questo già è un dato che ci fa pensare a quanto sia diverso a livello nazionale e sul territorio la nascita di una determinata associazione che parla dei diritti del mondo LGBT. Per quanto riguarda i progetti che ci sono in Calabria, l'Arcigay a livello nazionale e a livello regionale ha due progetti. Uno è il back office e l'altro è... ricordo il nome, attimino, essendo da 3 mesi qualcosa si dimentica, e buone prassi. Il primo, che è il back office, mira alla discriminazione per l'orientamento sessuale, all'emersione di questo settore, mentre il secondo, che è stato fatto anche con la regione Calabria,
e dei quali tutti e due il presidente di Reggio Calabria, Lucio D'Attola, è il coordinatore a livello nazionale, mira alla formazione dei professori nell'ambito scolastico, dando le giuste basi per rivolgersi agli studenti, la formazione adatta, che dovrebbe partire a breve con la Regione Calabria. Poi cosa dire più? Quindi queste sono notizie, diciamo, che escono di prima mano dagli ultimi incontri a livello nazionale che c'è stato a Ferrara a fine mese. Per il resto bisogna lottare, bisogna essere uniti. Qui ci sono tante persone stasera che cercano, hanno partecipato all'evento, c'è una sala piena. Io pure pensavo magari forse su Catanzaro, ero meno ottimista ad avere tante presenze, invece ci sono tante presenze. Un'altra cosa che su Catanzaro bisogna anche ricordare, proponeva una legge anche regionale o provinciale, c'è stato già una legge a livello regionale, l'onorevole La Rocca l'ha presentata, è stata bocciata. Parlare è facile, magari ci si sente l'emozione, possiamo fare incontri, possiamo fare un pride, possiamo fare qualsiasi cosa, ma le parole possono ferire, possono costruire, basta a noi decidere cosa vogliamo fare. Al momento abbiamo parlato, ora bisogna costruire alla fine di questo incontro, di questa tavola rotonda. Abbiamo parlato tutti quanti di questa idea, di questa legge, creiamola. Non riusciamo a crearla a livello regionale, iniziamo a crearla a livello provinciale. Provinciale non c'è qualche impedimento, iniziamo a crearla a livello comunale. E anche da stabilire che anche a livello della comunità europea è stato chiesto all'Italia, allo Stato italiano, di prendere atto, di creare una legge, perché viene chiesta, perché nell'Unione Europea 27 paesi, composto da 27 paesi, 11 paesi hanno già accettato i matrimoni civili omosessuali. Allora, in Italia ancora non si è espressa, sta rimandando politicamente questa scelta. Non si sa cosa, a prendere accordi sulle elezioni, a cercare che il nostro voto sia importante da trasferirsi da una destra, una sinistra, a un centro. Queste sono tematiche che anche queste vanno svolte, perché la violenza psicologica viene fatta anche su questo, su un voto. Bravo. Grazie Francesco. La linea Durantini del Circolo Eosta. Dalla sala almeno non disturbate. Allora, io mi scuso se sarà un intervento poco strutturato, ma in realtà non ho preparato niente proprio per potermi allacciare a quello che veniva detto qui, quindi ho un paio di appunti un po' sconnessi, però ce la posso fare. Diciamo che partirei con ringraziare quello che è stato l'inizio di questo discorso, perché è partito proprio con sottolineare il fatto che la diversità è un valore. Quello che io ho sempre odiato nei discorsi che si fanno sull'omosessualità è quando si tenta di si punta sul normalizzare, cioè si deve tentare di essere più normali, più accettabili per piacere alla società. Questo è il primo errore che secondo me viene fatto proprio dalla comunità LGBT. Io non devo sembrare normale, io sono diversa, ma sono diversa anche dalle altre lesbiche. Essere lesbica non mi rende un prototipo standardizzato. Io sono diversa e rivendico la mia diversità in tutto ciò che mi compone, anche la sessualità. Quello è il mio valore aggiunto. È un valore aggiunto che non bisogna dimenticare, non bisogna sottovalutarlo, e che invece molto spesso viene sottovalutato proprio dalle persone omosessuali, perché si tenta di adattarsi a quello che la società vuole per avere una vita più semplice. Prima si parlava anche con la professoressa di quanto riguarda quello che è la giovane età, con i problemi della giovane età, però
anche qui spesso si riduce il problema solo a questo, non è così. È pur vero che le persone più giovani, i ragazzi, sono più soggetti a condizionamenti e a problemi nell'accettare se stessi e nel imporre se stessi agli altri. È pur vero che a 40 anni, a 30 anni, a 50 anni, in una società come questa non è semplice, in ogni caso. Non è semplice affrontare i problemi dalla nascita alla pubertà alla fascia adulta, è un problema grande. Ringrazio Anna Maria per aver citato anche il fatto dei professori. Io l'anno scorso, due anni fa forse, mi trovavo a Pride di Roma, c'era un gruppo di professori di una situazione inglese, di professori LGBT. In Italia è una cosa inconcepibile, non succederebbe mai, veramente mai, perché è una... Si ha anche questo tipo di concezione per cui un omosessuale travia le giovani menti, quindi non ci possono essere professori omosessuali, non ci possono essere capi scout omosessuali, non ci possono essere tutte queste cariche che possono avere un'influenza sulle giovani menti. Come se fosse una questione che si può, qualcosa che si può attaccare. Un articolo di oggi su Repubblica parlava di uno studio genetico su quale fosse il gene dell'omosessualità. Perché sì, perché adesso hanno trovato un gene dell'omosessualità. Io più che trovare ridicola la tesi, trovo ancora ridicolo il fatto che si stia cercando un motivo genetico. Perché bisogna giustificare il mio orientamento sessuale? Perché devo giustificarmi? A prescindere. Quindi perché qualcuno deve passare le sue giornate a studiare come io debba giustificarmi con la società? Qual è il loro problema? Perché il mio non c'è, però... Per che senso hanno questo tipo di cose? Qui si parlava appunto dei progetti che ci sono in Calabria, è stato girato anche il back office, quindi Lunar. È un progetto del Ministero Nazionale, quindi è un progetto che punta proprio a far venire fuori le segnalazioni di discriminazione LGBT che ci sono nelle tre regioni del sud, quindi le quattro regioni del sud, quindi quelle regioni che paradossalmente sono quelle con meno segnalazioni, pur essendo tutta la nazione convinta che siano le zone più razziste. Però sono quelle con meno segnalazioni. Però anche andando lì a lavorare mi ha sempre fatto strano riuscire a vedere come l'Arcigay ha dovuto fare una formazione al Ministero per le Pari Opportunità sulla questione LGBT. Anche questo è un segnale. Nel momento in cui si fa un Ministero per le Pari Opportunità, nel momento in cui ci si occupa dei diritti civili del cittadino italiano, come si fa ad avere nel 2011 una carenza sull'ambito LGBT tanto da doversi fare formare dall'associazione LGBT nazionale? È una grossa carenza nazionale questa. Non dovrebbe essere necessario che una formazione del genere, perché dovrebbe essere una delle cose basilari. Non mi sembra che ci siano delle associazioni per gli immigrati che vadano a fare formazione sul razzismo. Quella è data per scontata. L'LGBT adesso improvvisamente è diventata una cosa di cui si ricordano tutti e quindi cercano formazione. Formazione che va assolutamente fatta anche nelle scuole, ma io partirei proprio dai livelli più alti. Perché? Perché vanno formati i professori, però ci sono anche professori omosessuali e viene ignorato, va formato il dirigente, ci sono dirigenti omosessuali. È vero che bisogna partire anche dal piccolo, da formare la mentalità sociale e la mentalità cittadina. È anche vero però che nel momento in cui quella più ampia, nazionale, regionale, comunale, eccetera, non ha nessun tipo di formazione in merito, ci si trova poi a dover cozzare contro un muro di ignoranza, perché ignoranza, si ignora completamente cosa vuol dire sessualità, cosa vuol dire omosessualità, cosa vuol dire appunto il valore della differenza. Questo viene completamente ignorato alle alte sfere e questo porta ad avere comunque poi un muro di fronte quando si parte anche dal basso. E come ultima cosa, la professoressa parlava anche delle manifestazioni, dicendo che lei non è molto d'accordo con le manifestazioni contro l'omofobia, contro le manifestazioni del genere. Molto spesso si dice questo, molto spesso molte persone dicono di non essere d'accordo con questo tipo di manifestazioni perché è autoghettizzarsi, come autoghettizzarsi avere locali LGBT. Non vorrei sembrare saccente o antipatica, però dico che è facile dirlo dall'altra parte. No, ma io guarda, tutte le manifestazioni, la festa della donna, la festa dei nonni, ma lì è diverso, aboliamo anche Natale. Aboliamo anche Natale. Si sta parlando di cose diverse. Allora, dire che i locali gay sono una ghettizzazione dei gay è
secondo me, ignoranza nel momento in cui non si vive però la vita d'omosessuale, non si capisce quanto possa essere importante, forte e di aiuto per un omosessuale avere un locale in cui essere se stesso. Se non posso essere locale, se non posso essere locale, è un momento di libertà, è un momento di socializzazione che nella vita non possiamo avere. Non si capisce quanto sia importante per una manifestazione come il Pride, come la giornata contro l'omofobia, quando non si viene insultati per strada con una picchione di merda, quando non si ricevono proposte sessuali su internet perché siete due lesbiche, vi faccio vedere io. Certo. Queste cose quando non si vivono, tutto il resto diventa futile. Non è futile per niente, non si riesce a immaginare quanto possano essere offensive questo tipo di cose. Come spesso viene sottovalutato il fatto delle offese per le lesbiche, perché gli omosessuali e i gay hanno delle offese specifiche, il ricchione. Per le lesbiche questi termini particolarmente offensivi non esistono. Poi però ti trovi a doverti dire che ti insegneranno loro a essere donna, che ti faranno vedere quanto è bello il sesso con un uomo, che non c'hai capito niente. E allora ti chiedi, ma non so quanto sia meglio questo tipo di cose, non so veramente quanto sia meglio non sentirmi la terra ricchiona, se poi devo sentirmi dire queste cose. Per cui invitare tutti, oltre che appunto a evidenziare, assolutamente portare avanti quello che si sta facendo, a rendersi conto però di quanto sia necessario fare il ragionamento mettendosi anche dall'altra parte. Mettersi nei panni delle persone di chi si deve andare a difendere, di chi si deve andare a sostenere, è sempre molto importante per capire cosa serve e cosa no. Perché i punti di vista variano molto e le cose necessarie variano molto a seconda da una parte o dall'altra in cui si sta. Do la parola per l'ultimo intervento dell'associazione di presenti a Riccardo Cristiano. Ma io sono per. Vabbè, io ringrazio l'organizzazione prima di tutto, che è la cosa fondamentale, perché discutere di temi che non si conoscono è importante. Faccio parte di un'associazione che è Liberi TV, sono il presidente di questa associazione e curo una trasmissione, una rubrica che è Spazio Certi Diritti. Si rivolge al panorama LGBT e non solo, infatti noi nell'acronimo mettiamo anche alle volte la E, perché sono spesso gli eterosessuali che non capiscono e non conoscono il mondo omosessuale e non. Io volevo dire una cosa, ma anch'io mi sono perso due appunti, ma giusto per puntualizzare alcune cose. Prima però voglio dire che c'è anche la T, si parla poco delle persone transgender, dei transessuali, delle persone transessuali. Perché? Perché se è difficile essere omosessuali e camminare in pubblico, non tanto dichiarando la propria omosessualità, perché quello è scontato, io dico è ancora più difficile per una persona transessuale fare la scelta di mostrarsi in pubblico in fase di transizione, ed è molto difficile, non si parla nemmeno delle problematiche lavorative delle persone transessuali. Quindi anche su questo punto credo che ci sia da impegnarsi, perché le discriminazioni sono a tutti i livelli. Poi si parlava di diversi, la parola diversi, io volevo fare un discorso, adesso invece parto da un'altra parte. A me la parola diversi dà fastidio, perché io il concetto che è l'amore. L'amore è unico, l'amore non ha sesso, non ha colore, non ha nulla, è amore. Quindi l'amore tra persone dello stesso sesso, tra persone di sesso diverso, è amore. Voi potete dare un senso all'amore, potete dare un colore all'amore, nessuno lo può dare il colore all'amore. L'amore glielo date voi il senso. Di conseguenza credo che se dinanzi alla legge siamo uguali, io voglio dire estendiamo il matrimonio alle persone dello stesso sesso che non ce l'hanno. Infatti come Associazione Radicale Certi Diritti, come EOSERCI Gay, come tutte le associazioni LGBT, cosa chiediamo? Chiediamo l'estensione dei diritti a tutti. Marco parlava di Rosa Parks, l'esempio è lampante. Io però dico anche un'altra cosa, bisogna partire dalla base. La cultura è proprio questa, quella di non fermarsi solo ed esclusivamente alla manifestazione, che è questa, è bellissima, ma parliamo anche del Pride. Lavinia ricordava che non ci vogliamo ghettizzare, i locali nascono anche per essere se stessi. Però pensate bene che il Pride è la storia, perché anche gli omosessuali hanno una storia. Il Pride è la storia, e fu una transessuale addirittura che diede inizio alle rivolte. Proprio per non essere ghettizzati, perché li volevano nei locali, chiusi là. Invece il Pride significa rivendicare l'esistenza, perché esistiamo,
esistono i gay, esistono le lesbiche, esistono le persone transessuali. Se uno dice a me non piacciono, perché voi non avete ancora nulla da rivendicare, anche se ce l'avete da rivendicare, la libertà che non avete più come popolo italiano, non avete la libertà, perché ve l'hanno tolta. Le persone coerenti sono proprio gli omosessuali, gli eterosessuali non lo so fino a un certo punto, perché comunque hanno ancora la forza di rivendicare la libertà. E io voglio concludere con una frase di una persona molto importante. Io sono radicale, però mi piacciono le idee di tutte le persone in generale. Dice così questo aforisma: di fronte a tutti i pericoli, di fronte a tutte le minacce, le aggressioni, i blocchi, i sabotaggi, tutti i frazionisti, tutti i poteri che cercano di frenarci, dobbiamo dimostrare una volta di più la capacità del popolo di costruire la propria storia, e noi la nostra storia la costruiremo. Questa frase è di Ernesto Che Guevara. Grazie. Prima di dare la parola a Carlo Cremona, che ringrazio ancora una volta per essere qui, per diciamo, concludere la nostra iniziativa, volevo ringraziare tutti voi per essere stati presenti, volevo ringraziare Michele Gravano, che è qui al nostro fianco, la Presidenza, che è un motivo di grande orgoglio e soddisfazione che il Segretario Generale CGIL Calabria sia qui con noi oggi per dimostrare diciamo, che l'attenzione rispetto a questi temi è tutta la CGL calabrese, la CGL in generale. Carlo, insomma, Michele si conoscono già per esperienze diciamo, nel sindacato campano. Volevo ringraziare tutti voi per quello che avete detto, per quello che oggi ci avete diciamo, lasciato con questa prima iniziativa e anche per quello che avete ascoltato, per le incomprensioni che ci possono essere quando ci si confronta tra soggetti che hanno appunto opinioni diverse e differenti modi di vivere la propria esistenza. E noi abbiamo messo su questa iniziativa proprio perché pensiamo che queste diversità, le nostre differenze possono essere appunto ricchezza, possono rappresentare un valore aggiunto per la società. E per cui anche no, su opinioni diverse, anche su punti di vista diversi si può ragionare insieme e fare un pezzo di percorso assieme. Noi all'inizio, quando ci siamo messi a montare la baracca, a creare la grafica dell'iniziativa, a provare a darle un titolo, a darle un nome, siamo ancora abbattati a discutere su cosa sarebbe stato il messaggio iniziale. E l'abbiamo poi tralasciato, non l'abbiamo scritto, la parola amore, dentro la locandina, ma abbiamo diciamo dato il senso con questo cupido con i colori dell'arcobaleno, del movimento LGBT e abbiamo dato quel senso. Ora, prima di dare la parola a Carlo, vorrei dire un'altra cosa, che è quello penso che è emerso anche fuori da alcuni ragionamenti. Quello che oggi facciamo, che stasera abbiamo fatto, è una cosa importante per ognuno di noi, ognuno di noi si porterà diciamo l'orgoglio di aver provato a metterci un pezzo di ragionamento, provato a crederci, a dire che si poteva fare anche qui questa cosa. E spesso diciamo le cose che viviamo dentro anche il sindacato, noi tentiamo e stiamo cercando di accompagnarle con la cultura, con un pezzo di aspetto culturale. Qui si è parlato molto anche del profilo culturale, del fatto che spesso la cultura dovrebbe accompagnare alcune cose perché diventino realizzabili. Noi lo pensiamo nel mondo del lavoro, nelle nostre battaglie per i diritti, e crediamo insomma che da questo punto di vista si deve continuare. Ora io vorrei, proprio per rendere forte il fatto insomma la parola amore, il termine amore che volevamo appunto che fosse forte, prima di dare la parola a Carlo, leggere un pezzo di una lettera, che è di un film che sicuramente conoscerete tutti, che è La finestra di fronte, del regista Opzetek, che penso debba essere diciamo, quello che ci portiamo dopo l'iniziativa, cioè il fatto che continueremo a vivere di questa giornata e provare a portarla fuori da questa sala, che è una sala bellissima sicuramente, è una sala istituzionale, ma deve vivere tra la gente. Questo è il testo. Mio caro Simone, dopo di te il rosso non è più rosso. L'azzurro del cielo non è più azzurro, gli alberi non sono più verdi. Dopo di te
devo cercare i colori dentro la nostalgia che ho di noi. Dopo di te, rimpiango persino il dolore che ci faceva timidi e clandestini. Rimpiango le attese, le rinunce, i messaggi cifrati, i nostri sguardi rubati in mezzo a un mondo di ciechi che non volevano vedere, perché se avessero visto saremmo stati la loro vergogna, il loro odio, la loro crudeltà. Rimpiango di non aver avuto ancora il coraggio di chiederti perdono. Per questo non posso più nemmeno guardare dentro la tua finestra. Era lì che ti vedevo sempre, quando ancora non sapevo il tuo nome. E tu sognavi un mondo migliore, in cui non si può proibire a un albero di essere albero e all'azzurro di diventare cielo. Non so se questo è un mondo migliore, ora che nessuno mi chiama più Davide, ora che mi sento chiamare soltanto signor Veroli. Come posso dire che questo è un mondo migliore? Come posso dirlo senza di te? Lui erano una coppia di ebrei, fra parentesi, sì. Durante l'occupazione nazista. Allora, sono entusiasta di questa iniziativa, sono entusiasta del contenuto che è stato messo sul tavolo di lavoro, sono entusiasta di questa locandina. Io mi è rubato, diciamo, la parte di introduzione a quello che volevo dire, perché io l'ho guardata e ho percepito immediatamente la sensibilità, la volontà di costruzione. E l'ho detto prima anche in un'intervista, essere contro la discriminazione, la CGIL è per i diritti. Quindi non si è contro qualcuno, ma si è contro una cultura di degenerazione, quindi degenerativa, quindi una non cultura, cioè la discriminazione, e si è per i diritti. E io penso che se lo dice la CGIL, che è un sindacato che difende i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, e che estende questo, diciamo, nell'ambito dei nuovi diritti a quelli che non sono categorie soltanto di lavoro che la CGIL rappresenta, vuol dire un qualche cosa in più. E vuol dire qualche cosa in più soprattutto se questo avviene a Catanzaro, in Calabria, e non a Milano, in Lombardia. E soprattutto avviene se all'interno di questo panorama, diciamo, di confronto ci sono tutti, cioè la CGIL riesce a essere un luogo di sintesi tra istituzioni, associazionismo, forze sindacali, mondo del lavoro, uomini e donne, lavoratori, lavoratrici, studenti e studentesse. Io penso, guardate, che questa sia un'alchimia, diciamo, straordinaria, che è già di per sé una buona prassi nazionale, insomma, una cosa di cui andare fieri. E io, diciamo, da che ho avuto questo invito, io immediatamente l'ho condiviso, perché è una cosa bellissima, perché la più grande solitudine. Qualche volta noi che lavoriamo in Campania, che certe volte ci rendiamo di essere noi l'ultima frontiera, no? Il confine dell'impero che si fermava a Roma, che è arrivato a Napoli e che invece, diciamo, finalmente trova una visibilità, una dignità di pubblicazione, no? In una regione così importante come la Calabria. Io sono molto felice del fatto che si sia partito dall'articolo 3 della Costituzione. Noi nel 2010, quando abbiamo costruito insieme alla CGIL Campania, insieme a Michele, alla CGIL Napoli, il Gay Pride Nazionale di Napoli, abbiamo sottoposto l'articolo 3 della Costituzione soltanto alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Ma quelli sono i nostri riferimenti. E i nostri riferimenti culturali, guardate, sono la sinistra. Sapendo che quello è un punto di partenza, sapendo che non c'è soltanto quella parte di articolo 3 che è stato citato, ma c'è quell'altra parte che per me è un valore ancora più importante, perché dice che la Repubblica, alla Repubblica spetta l'onere della rimozione degli ostacoli alle diseguaglianze. La Repubblica siamo noi, la Repubblica è la democrazia, la Repubblica siamo noi. Ma esattamente quella Repubblica che è fondata sull'articolo 1 della Costituzione, che dice che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro. E questo tema, perdonate, da uomo di sinistra, da dirigente della CGIL, da militante omosessuale, ha ancora più valore se viene detta nel Mezzogiorno, in Calabria, in Campania, in Basilicata, in Puglia, in Sicilia,
piuttosto che in altri paesi. E questo lo dico con la pesantezza e la responsabilità di un incontro che noi abbiamo fatto ieri a Roma, a Palazzo Chigi, al Dipartimento del Lunar, perché ieri è nato il primo tavolo di lavoro contro le discriminazioni razziali per l'orientamento sessuale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E in uno dei gruppi di lavoro, io quando ho presentato nella plenaria l'associazione Kenya, ma ho presentato anche la nostra battaglia, io ho dovuto dire che il nostro urlo sordo, soffocato, sofferente, ma di resistenza del mezzogiorno, era il lavoro. Perché guardate, il tema è che se non c'è lavoro, non ci sono i diritti. Non esistono i diritti degli uomini e delle donne se ci tolgono il lavoro. E questa è una battaglia di tutti e di tutte. E parte del mondo LGBT deve cominciare a pensare che non esiste una battaglia del matrimonio se non esiste lavoro. Non esiste una battaglia per la famiglia se non esiste una battaglia per il lavoro. Non esistono delle battaglie di diritti civili e umani se non esiste una visione di società completamente diversa da quella che ci hanno proposto, una visione che è focalizzata sugli interessi finanziari, sugli interessi delle banche, su un'Europa di capitale e non un'Europa di persone. Allora io vi invito proprio a fare un laboratorio. Prendete questa mappa e portatela a casa. E quando andate in famiglia, discutetene di questa mappa. Perché questa è la mappa che ha fatto l'Associazione Internazionale LGBT, dove c'è rappresentato il mondo e la condizione umana delle persone omosessuali e transessuali nel mondo. Ebbene, noterete una anomalia. L'Italia è verde. E insieme all'Italia ci sono i Balcani, la Russia, la Mongolia, la Cina e parte del sud-est asiatico. In questa grande sconfinata Europa, l'Italia. Noi ieri siamo stati chiamati a Palazzo Chigi perché l'UNAR deve dare attuazione a una direttiva del Consiglio d'Europa, perché l'Italia è, insieme ai seguenti stati, uno dei paesi europei nei quali le persone omosessuali e transessuali sono a rischio di diritti umani. Noi ieri eravamo in compagnia della Lituania, dell'Estonia, del Montenegro, della Serbia, dell'Albania e della Polonia. Guardate, non c'era la Spagna, non c'era la Germania, non c'era la Francia, non c'erano i Paesi Bassi, non c'era l'Europa dell'Europa Unita. L'Italia era da un'altra parte. E quando noi abbiamo parlato con i dirigenti dell'UNAR, prima mi ha chiamato Marco De Giorgi, il direttore generale dell'UNAR, per cui ho dovuto rispondere. La Polonia e l'Albania si stanno attrezzando per superare questa situazione di fatto, mentre in Italia ancora no. Lasciamo stare questo aspetto. Però il Parlamento, in pratica, il governo con l'UNAR, in realtà fatiamo un poco anche limiti. In questi anni di lavoro ha messo in piedi una serie di pratiche e di buone prassi che danno delle linee guida alle scuole, agli enti locali. Prima si è fatto cenno, diciamo, in maniera non proprio corretta con, diciamo, l'esperimento dei back office che fa UNAR. In realtà quello è un secondo step di un percorso, diciamo, europeo messo in piedi da UNAR insieme anche a Rete Lenford per il monitoraggio della condizione delle persone omosessuali nelle regioni di convergenza, che sono Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. E nell'ambito di questi sono state fatte delle azioni. Io devo dire la verità, sono orgoglioso di dirlo, di metterlo a disposizione, Michele lo sa. Noi abbiamo portato come buone esperienze nazionali, all'interno di quella ricerca condotta dall'UNAR, delle esperienze fatte in Campania con la CGL. Perché abbiamo legato la questione dei diritti delle persone LGBT alla questione della cultura e del lavoro. E quando è nato lo sportello a Napoli, con la CGL Napoli, poi con la CGL Avellino, nasceva su un'idea completamente diversa, che era quella di fornire un servizio attraverso la CGL
alle persone che utilizzasse il mutuo soccorso e il volontariato, temi quasi diciamo assenti nelle dinamiche delle politiche delle associazioni LGBT intese in questo senso, su un tema che nel 2007, guardate, non discuteva nessuno, cioè vale a dire le discriminazioni anche in ambito lavorativo. Io penso che non sono per la cultura della diversità, io la penso in maniera particolare, penso che esista una grande diversità, che sia una diversità di genere. Esistono le femmine, esistono i maschi, e nel movimento delle donne, in questa diversità proprio strutturale, è nata una straordinaria esperienza politica e culturale che ha trasformato questo paese, che non badava più al Vaticano, perché sulla riforma dell'aborto, sul referendum del divorzio, quel movimento parlava al paese reale. E per cui io penso che quando uno si può scrollare di dosso certi pesi, se li scrolla, è che attraverso quel movimento le donne hanno insegnato al paese una cosa che gli uomini ancora non hanno e che il movimento gay probabilmente ancora deve assumere, che è la cura di sé. Guardate, noi questo l'abbiamo affrontato il 1 dicembre al Comune di Napoli nella giornata mondiale di lotta all'AIDS, e io portavo il tema del papilloma, di come le donne e il paese abbia fatto una campagna di cura e prevenzione con il pap test per il papilloma femminile, mentre per il papilloma maschile, che è una cosa drammatica, non se ne parla, ed è un fatto puramente culturale che appartiene a un'elaborazione delle donne che è diversa da quella degli uomini. Poi esistono le sfumature delle differenze, e guardate, noi questo l'abbiamo introdotto nel 2009, la quinta conferenza nazionale del volontariato che si tenne a Napoli, con una sessione straordinaria al Teatro Trianon con il volontariato giovanile, dove io feci una battaglia per cancellare la parola diversità e mettere cultura delle differenze. E noi impegnammo le associazioni di volontariato con una carta pubblica consegnata al ministro Treu, che nessuna scuola poteva mai obbligare le associazioni per i diritti delle persone LGBT a stare fuori dalle porte delle scuole, perché noi siamo una valvola di salvezza per coloro i quali non vedono un'alternativa alla fine di sé. Punto. Questo è un dato, diciamo, al quale non si può discutere al giorno prima, si deve partire da quel punto in poi. Questo per dire che in realtà, compagni e compagne, amici e amiche, bisogna essere anche un po' ottimisti, e io lo voglio dire perché la nostra è una vita di sofferenza, perché purtroppo noi dobbiamo, nei contesti pubblici, più che dire quello che vogliamo, giustificare perché esistiamo, e questo è un dato. Io un giorno scrissi ad Anna Paola Concia dopo l'ennesima trasmissione nella quale stava lei, e io dissi: ma Gesù, questa stamattina stava con Giovanardi, e Giovanardi con le tue croci, il pomeriggio stava con la Mussolini, e poi vi rotolate dentro al letto, e dissi: ma c'è, cioè, uno sgarrupamento continuo, e dissi: ma io ti compiango, perché mai nessuno che ti venisse a chiedere che ne pensi dello spread, guardate che è la cosa più idiota del mondo per me, però voglio dire, ma questa cristiana avrà da dire qualche cosa di diverso alla propria vita privata e personale? Ci sarà qualche cosa che noi siamo in grado di esprimere che non sia soltanto il nostro desiderio, diritto di essere felici, di essere sereni, di non essere valutati per quello che siamo, ma per quello che facciamo? E penso io invece che la CGL questo spazio lo abbia creato, lo stia creando, e lo stia anche strutturando. Io sono stato invitato da Vera La Monica qualche settimana fa a Roma alla prima riunione di coordinamento nazionale degli uffici nuovi diritti e dei servizi nuovi diritti, e lì è stata messa dalla segretaria nazionale della CGL sul tavolo un'idea e intenzione della CGL, una volta diciamo per tutte, di avere un'elaborazione sindacale sul tema LGBT, autonoma anche dalle associazioni, dichiarando la CGL un luogo aperto per tutti i soggetti associativi, ovviamente quelli che condividono un certo modo anche di interpretare la battaglia della società,
ma che dicesse delle parole che erano legate alla funzione anche strettamente del sindacato, cioè che parlasse di contrattazione, di strumenti attraverso cui anche il sindacato pone la contrattazione di secondo livello, visto che quella nazionale sta come sta e tutti quanti lo sappiamo, introdurre degli elementi di garanzia all'interno della contrattazione che possono diventare degli strumenti di dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, che possono trovare nel sindacato e nella società un riferimento concreto e reale. Faccio l'esempio: laddove ci sono dei contratti nell'ambito del pubblico impiego, dove ci sono le estensioni dei diritti alle coppie more o solio, basta far scrivere nel contratto coniuge anche omosessuale. Significa dare dignità alle persone omosessuali che vivono nel mondo del lavoro, di non essere cancellati, perché mentre per noi è un dovere politico fare coming out, e guardate, vi supplico, cancellate questa dichiarazione, coming out, per noi è un dovere, noi gay, lesbiche, le transessuali già lo fanno perché lo portano in evidente, ma per noi è un dovere farlo, perché noi esistiamo e siamo invisibili e questo è il nostro problema, mentre per noi è un dovere, per quelli che non sono gay, lesbiche e trans, è un dovere cominciare a comprendere che cosa significa il loro dovere di superamento delle difficoltà di questa condizione. Perché io lo posso far comprendere perché sono, e perché sono mi hanno perseguitato, mi hanno portato nei campi di concentramento, mi hanno portato al confino, ma probabilmente l'hanno fatto perché nessuno si è interrogato di capire chi e come. E noi questi messi oggi li dobbiamo costruire, perché abbiamo quella consapevolezza in più che ci deve permettere questo. Guardate, io diciamo, ho le mie solite critiche, ma apprezzo moltissimo, ne parlavo ieri con Rita De Santis, che è il presidente nazionale dell'agenda, no? E io dico, io la sfotto perché dico, Rita, cioè, vedi, la mia vita è fatta perché la vita pubblica mi toglie parola, poi alla fine capita che parli sempre tu che sei la mamma di gay, quindi poi parlo sempre eterosessuale, io non parlo. Però riconosco a Rita e all'agenda una grandissima battaglia, perché noi siamo il risultato delle aspettative della società, e la prima società è quella che ci ha creato, i nostri genitori. Ci portiamo appresso le stelle di Natale, la stella cometa, Bambinello, San Giuseppe, ce le portiamo appresso e ci dobbiamo liberare di questo. Ma è facile, perché è una lotta di sopravvivenza, c'è chi ce la fa e c'è chi non ce la fa, una lotta di sopravvivenza. Una volta che noi abbiamo affidato agli altri, anche alle organizzazioni sindacali, la nostra esistenza, guardate che complicatissimo, non per noi ma per gli altri, perché loro devono giustificare qualche cosa che pensano culturalmente giusta, ma non la capiscono perché non la vivono. Allora qui è l'altro pezzo, basta con la rappresentanza affidata, basta con la rappresentanza agli altri che devono esprimere per noi quello che noi dobbiamo cominciare a dire. E allora qua ci vuole il patto sociale tra organizzazioni, modo di interpretare la vita politica e pubblica, e il compromesso con il fatto che la politica della polis, ma la politica anche sindacale, è un fatto che ci riguarda. Perché noi dobbiamo scegliere se essere carne o non essere carne, non lo voglio dire, o non essere carne. scusami. Dobbiamo, perché... E perché all'interno di questa scelta, guardate, c'è da fare una rivoluzione, e questa rivoluzione parte da dentro, perché quando noi abbiamo a che fare con delle parole che sono straordinariamente importanti, no? Si diceva machismo e femminicidio. Esiste un bellissimo libro che si chiama Sessismo Democratico, che ha pubblicato una ricercatrice napoletana. Una di queste ricercatrici, una sociologa dell'Università Sorsa Benincasa, mi chiamò un giorno per avere un'idea, e io dissi, fai una cosa, vuoi fare un'analisi, un'indagine sulla misoginia nell'ambito della comunità gay napoletana? Allora guardate, machismo e femminicidio si chiamano misoginia. Perché metti male in parolizza? Perché dobbiamo aggiungere altra carne a cuocere, si chiama misoginia, cioè qualsiasi cosa rappresenta il femminile, sia effeminatezza, sia femminilità,
è una diminuzione di capacità di intendere e di volere di quel soggetto. Punto. Siamo a misoginia. Per cui noi come le donne, qualche volta, prima di dimostrare che siamo più bravi, non bravi, più bravi, dobbiamo dimostrare di essere. E nel frattempo che noi pensiamo di dimostrare di essere, hanno perso tempo e gli altri vanno avanti nel frattempo e ci lasciano indietro. Perché se noi continuiamo a parlare della... gli altri vanno avanti. E questa misoginia, perdonatemi se glielo dico, c'è dentro completamente immersa, fin sopra la testa, parte della comunità gay. Gay e anche lesbica. Ci va anche l'etero, voglio dire. Io non guardo in casa mia prima di guardare in casa degli altri. Perdonami, io penso e parlo, diciamo, con dovizie di particolare di quello che vedo in casa mia. Poi posso discutere anche di quello che avviene fuori casa mia. È nostro dovere fare questo. Perché, per esempio, nel nostro osservatorio dello sportello LGT arrivano moltissime segnalazioni di ragazzi omosessuali che si vedono insultati fino alla persecuzione sulle chat gay, dove compaiono sempre più spesso profili anti-effeminatezza. E sono ragazzi questi, guardate, che vivono un dramma, perché vivono la loro inadeguatezza sociale nel mondo eteronormato, perché si sentono rifiutati dalla società eteronormata, maschilista, sessista, cioè fondata sul pene, e sentono rifiutati dalla propria stessa comunità gay, perché non rappresentano che cosa? La paura della stessa comunità di essere visibile. E allora qua c'è un cortocircuito, guardate, che non funziona, che è sempre legato a che cosa? Al sentimento di vergogna e al fatto che questo sentimento di vergogna non produce un'idea di essere soggetto di diritto e quindi non lottare per l'ottenimento dei propri diritti e per la conservazione non solo dei propri stessi diritti, ma dei diritti universali. Noi l'abbiamo detto in maniera molto chiara, no? Nel 2010, quando cominciava la faccenda, l'aggressione a Pomigliano, ai metalmeccanici, alla CGL, alla rappresentanza del nostro mondo, no? Nell'ambito anche delle fabbriche, che quella battaglia sull'articolo 18 era sintomatica di un regressivo passo indietro complessivo della società, nella quale noi siamo dentro, e non solo siamo dentro perché siamo italiani, noi ci siamo dentro perché siamo meridionali. E quando l'Italia non capiva che votando Berlusconi si votava la Lega e un sistema antimeridionalista che andava a scardinare un lavoro pluridecennale di tentativo di rimettere il Mezzogiorno al centro dell'agenda politica, e Michele Ravano ne può spiegare, ne può dire molto più di me, va bene, non si capiva che questo meccanismo oggi ha prodotto il disastro del quale noi parliamo. Io non so se a voi è balzato questo dato, perché io sono sobbalzato dalla sedia, quando il dato della emigrazione dall'Italia è stato un dato superiore al dato della immigrazione in Italia, e nessuno si sofferma sulla quantità di emigrazione dal sud rispetto a quello del nord. Guardate che stiamo parlando dello sfascio complessivo del nostro sistema. E allora io ieri, sempre a Palazzo Chigi, ho detto nel piano di lavoro, nel gruppo di lavoro sul lavoro, ho detto io mi aspetto che ci sia il Mezzogiorno come punto di partenza, perché se non c'è il Mezzogiorno e il Sud, stiamo freschi e tosti, perché ho detto al mio uditorio, scusate, chi tra voi è residente al Sud? Guardate, erano tutti quanti meridionali i presidenti, i rappresentanti dell'associazione, e io ho chiesto chi di voi è residente al Sud. Ero io e i due compagni di Catania, stop, e dissi questo vuol dire che bisogna partire dal Sud, perché la questione del reddito è un fatto dal quale non si può uscire, perché senza reddito non c'è l'autonomia familiare, se non c'è l'autonomia familiare anche il volontariato, l'impegno nelle associazioni per i diritti LGBT è un lusso al quale non si può accedere, e se non si può accedere a questo tipo di pratica, guardate, non c'è nessuno zoccolo duro che tiene insieme insegnanti e studenti, non c'è, perché non c'è una massa sociale che fa blocco sociale. Io sempre nella mia lunga esperienza
un giorno mi trovai di fronte al mio nemico numero uno. Io avevo nel 92 fatto l'occupazione a scuola, nel 90 scusate, a scuola, e ci avevamo scritto sopra le lavagne tutto il liceo Umberto a Napoli contro la Iervolino Vassalli, che in quel periodo c'era. Un giorno io mi trovai di fronte a me candidato al comune di Napoli, Rosa Russo Iervolino. Guardate, vi giuro, fu un'esperienza drammatica nella vita. Però io ebbi il coraggio di andare a lei e dissi: lei mi deve spiegare per quale motivo la dovrei votare, perché se lei mi convince si conquista il mio voto. Lei fece una cosa, io lo dico spesso quando parlo di questa cosa. Lei mi prese per mano e disse: se hai 5 minuti te lo spiego. Vi potrei anche imitare il tono della voce, ma non lo so. Lei mi chiuse in una stanza e mi spiegò le ragioni sue, le ragioni di una democrazia cristiana e probabilmente anche le ragioni di una politica che aveva affidato, non so come dire, al ruolo della donna, no, il ruolo più difficile, quello di apparire il nemico numero uno. Lei però mi disse una cosa che mi convinse. E mi disse: io non sapevo che lei era stata tra le prime tra le parlamentari che aveva fatto una serie di leggi proprio in difesa delle donne, leggi femministe. Lei mi disse: tu pensi che un sindaco, se mai eletto, possa fare un registro delle unioni civili che poi non venga messo in discussione il giorno dopo, se non c'è una massa di persone che chiede quello diritto e che poi lo difende e lo conserva? Io dissi no. Dissi: e tu quante persone porteresti in piazza a Napoli oggi? Io dissi: beh, io, mio compagno, mia mamma, neanche. E disse: lavora per questo. E io dissi: prendo questo impegno. Ebbene, io nel 2010, a ottobre, ho le carte, che lo posso dimostrare, andai da lei e dissi: sindaco, Napoli è pronta per il Gay Pride nazionale, però non abbiamo soldi, ci dai una mano? E lei disse: Napoli mette a disposizione 100.000 euro di servizi se voi siete in grado di fare una manifestazione a Napoli. Ebbene, noi portammo tante di quella gente a Napoli in piazza, che il sindaco De Magistris è andato liscio per il registro delle unioni civili che ha realizzato, ma l'ha fatto dopo tanti anni di lotta fatta sul territorio. Non mi voglio tediare per molto ancora. Quindi guardate, in questi nessi, diciamo, c'è un pezzo fondamentale che pare che del quale soltanto noi LGBT parliamo oggi, che è la famiglia. Io molte volte dico: a noi, diciamo, ci accusano che vogliamo distruggere la famiglia, gli unici che parlano di matrimonio, di adozione, di figli, di diritti dei genitori siamo noi, tutti gli altri si divorziano, si sbattono e accendono in mogliera, di conseguenza questo è un altro elemento sul quale bisogna discutere. È ovvio che la famiglia è un pezzo fondamentale all'interno del quale c'è la scuola, ma perdonate se lo dico perché è uscito un pezzo di verità. La scuola, se la intendiamo in senso lato, nel 2009 noi facemmo un primo convegno a Napoli all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che si chiamava Omofobia e interventi integrati in ambito educativo. Per noi l'omofobia e i presidi contro l'omofobia sono affidati ai lavoratori e lavoratrici nell'ambito dell'educazione. Chi è che si accorge per primo o deve captare, comprendere e prendersi carico, tra virgolette, di un'eventuale difficoltà di un giovane o di una giovane cittadina? Ebbene, c'è la scuola, ma guardate, ci sono anche gli oratori, perché il paese è fatto anche di oratori a cui i genitori affidano i figli. Ci sono i centri sociali, le ludoteche, le comunità, ci sono le carceri, non dimentichiamo che ci sono le carceri. Bene, su questo ne potremmo discutere in un'altra sessione per giorni e giorni interi. Per cui rispetto a questo vanno garantiti dei servizi, vanno fatti degli affiancamenti, e perdonatemi se lo dico, non per difendere l'UNAR, perché il governo, perlomeno nel Dipartimento di Antidiscriminazione Razziale, ha fatto un grande passo avanti. Ieri Franco Grillini ricordava 20 anni fa, 25 anni fa, diceva: per noi il Palazzo Vigi era un nemico. Probabilmente 20 anni fa non ce lo saremmo mai sognati di stare qua a discutere con l'UNAR di LGBT, e noi ieri eravamo chiamati perché il Dipartimento chiede a noi le strategie, chiede a noi le strategie, per cui passi in avanti sono stati fatti.
voglio concludere con Andrea, perché l'avete tirato in ballo ed è giusto che sia tirato in ballo, ed è una cosa molto triste per tutti quanti noi. Però Andrea, guardate, io penso che sia simbolicamente importantissimo. Io credo che lui sapesse di essere simbolicamente importante dentro di sé. Noi quando abbiamo scelto di costituirci come associazione, abbiamo scelto il rosa, ed era il 2005, quindi tempi non sospetti. Il nostro logo è una saponetta rosa, sono tutto rosa. Perché l'elaborazione era sul linguaggio di genere, no? Sul fatto che esisteva un codice binario che affidava celeste il maschio e rosa la femmina, e per cui di conseguenza noi scegliemmo la rottura di questo schema binario sostenendo un concetto completamente diverso, che era legato anche alla decisione di non affidarsi a questo codice o a un'interpretazione di etichette. A me la cosa che spaventa di più di questa storia del ragazzo di Roma, guardate, perché io ho parlato con il responsabile della del Gay Center, Fabrizio Marrazzo, con Anna Paola Concia, che la percezione che noi, che loro hanno avuto andando nella scuola, è che le dichiarazioni di sanificazione fatte forse in un momento molto, diciamo, di entusiasmo della scuola, non sono state confermate dalle organizzazioni che sono entrate nella scuola, perché la percezione del crimine d'odio non è la stessa per la vittima e per il carnefice ancora. E lo dico con molta attenzione, carnefice. Io penso che bisogna fornire alle scuole la dovuta attenzione e il dovuto sostegno, ma anche alle famiglie. Della questione del ragazzo di Andrea, il tema più delicato secondo me è stata la questione della madre. La madre, nell'affrettarsi a smentire l'orientamento sessuale del proprio figlio, ha messo in piedi esattamente il meccanismo omofobico di cui il figlio era vittima. Perché guardate, immaginare l'omosessualità come una macchia sulla memoria di una persona e non su come, e non sulla origine della vittima, della violenza subita, è un qualche cosa di particolarmente grave. Ma questo ci fa capire quanto le famiglie e i genitori siano soli. Per cui rispetto a questo bisogna essere molto attenti. Io dico quello che noi abbiamo provato a fare e stiamo provando a fare in queste ore. Noi dal 17 al 19 abbiamo un festival a Napoli che si chiama Movies, che è il festival del cinema gay, che si fa oramai da 5 anni. Ebbene, io avevo chiesto all'amministrazione comunale di Napoli di fare il 17 mattina una grande iniziativa con le scuole, perché noi abbiamo avuto a Ischia un ragazzo che si chiama Luca, il quale si era candidato al consiglio di istituto della scuola. La mattina è andato a scuola e hanno trovato una scritta con uno spray fuori dalla scuola: non votate Luca perché è ricchione. Per cui questa cosa una consigliera regionale del PD l'ha rilanciata sull'ANSA, è rimbalzata da tutte le parti. Io ho scritto una lettera al preside, ho dato la disponibilità come sportello in DGT a fare iniziative sull'isola d'Ischia. Vengo chiamato dal ragazzo come sportello, Luca mi chiama, mi contatta su Facebook, era addirittura tra i miei amici, non lo sapevo. Scusate il parlo in dialetto, ma viene naturale, io non sapevo che fosse tra i miei amici. E per cui è nata questa iniziativa, per cui io chiedo al Comune di Napoli di offrirci uno spazio, una sala con un proiettore per fare la mattina prima del festival una grande iniziativa, chiamando la scuola di Ischia, che sapete che è un'isola, in continente, per fare un'iniziativa di area metropolitana. E dico al preside: facciamo sì che questa cattiva esperienza, trasformiamola in una buona esperienza. Non lasciamo il ragazzo vittima, facciamo capire agli studenti che fanno parte di una comunità metropolitana, li mettiamo insieme e ci discutiamo insieme con altre scuole della città di Napoli, perché sono studenti napoletani tutti quanti insieme. Ebbene, guardate, il Comune di Napoli in 15 giorni è stato in grado di darci una sala per una proiezione, per cui fortunatamente, grazie a un rapporto con Città della Scienza, che è una struttura importante della città che si occupa di comunicazione sociale, abbiamo avuto questa sala.
Ebbene, straordinariamente hanno aderito le scuole di Scampia, le scuole di Miano, le scuole del centro storico. E l'altro ieri, con grande difficoltà, perché la scuola di Ischia non rispondeva, mi chiama, a mia sorpresa, questo ragazzo dicendo che verranno una delegazione di 100 studenti della scuola di Ischia. E faremo questa grande iniziativa che si chiama la scuola in rosa. Perché è avvenuta questa cosa in una scuola di Forcella. Il mio compagno fa il formatore, e con questo vi lascio perché ci vuole anche un po' di ottimismo. Ha dei bambini del rione Forcella, che è uno dei rioni, diciamo, più difficili della città. Due bambini tra di loro in uno screzio, uno del ricchione all'altro. Il mio compagno, che ha molta pazienza e ama molto i bambini, parla con i due bambini e prima gli danno lezione. Gli fa scrivere sul quaderno a tutta pagina, fitto fitto, eccetera, eccetera, che aveva sbagliato perché aveva offeso il suo amico. Poi aveva sbagliato perché l'aveva chiamato ricchione. E dopo gli ha raccontato la storia di Andrea. Gli ha spiegato che questo bambino che andava a scuola vestiva gli abiti rosa e per questo era stato chiamato ricchione e quindi si era ammazzato. I bambini hanno chiesto a Marco di fare un disegno da dedicare, ad Andrea, e questo disegno sarà l'invito, la locandina per i ragazzi che verranno a scuola per parlare di questo dramma. Perché insieme questo è un dato positivo ed è un altro dato al quale non dobbiamo sfuggire. La legge regionale, questo ci tenevo particolarmente, io ho avuto l'onore di sedere la sesta commissione speciale della regione Campania, abbiamo fatto una legge giudicata dagli esperti una legge modello per contro le discriminazioni nella Campania. Io ve la posso dare, cioè è già fatta, è confezionata. Presidente del PD, della commissione, della sesta, della quarta commissione della Regione Campania, tiene il cassetto e non la caccia. Io credo che un obiettivo sia avere una legge da qualche parte in Italia. Se la a Calabria riesce a averla prima della Campania, può essere sicuramente. Vabbè, è Natale, se la Calabria riesce a prima della Campania, ne teniamo a Cosentino, sicuramente dovete farlo. Gracias.